Sono Mamma mia, basta, 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 basta. di già cazzo, mi, mi stavo esaltando. Io, io vi chiedo era. una petizione, per favore, aboliamo la sigla. Bah, ascolta. Cioè, allora, intanto, cioè, guarda il maestro, guarda cosa scrive. Eh beh. Grande Albe, ciao Albe, cioè, le musiche senza. Da, copyright da un Il, il ne problema ne è ne che ne è sempre la solita da, da nove mesi ormai Quindi... da nove mesi e dieci allora... minuti. Vogliamo proprio ora cambiare mesi. le nostre abitudini? No, Sul squadra tecno. vincente non si cambia. E perché non c'è Daniele? Chi è Daniele? Chi è Daniele? Ah, è Daniele? Daniele? Zio! Daniele, Daniele, Daniele non c'è, allora vi racconto. Oggi è il compleanno di suo fratello, che festeggiava stasera. Tra l'altro se non ricordo male 50 anni. 60! 60! 60! Mi ricordo ma, malissimo. E quindi non poteva mancare, e quindi non sarà tra i nostri, però, però, però abbiamo un po' di sorpresine succulenti stasera. Io intanto mi preparo, eh. Mi preparo io. Attenzione che cos'è? Mamma mia, guarda. sei proprio uguale, sei proprio una marchetta sei. Bello fresco. No, allora, marchetta un cazzo, questo l'ho pagato, <ride> che cazzo marchetta, non iniziare subito a farmi incazzare. <ride> guarda, al limite, questo non ho pagato. <ride> Beh, allora, prima, prima che entri Pax, eh. da, tanto è inutile che facciamo finta di non saperlo, perché lo sappiamo che l'ospite è lui. La, sono, è eh. da una settimana che rompiamo i coglioni ovunque che ci Sono è sei mesi Pax, che stiamo facendo Inutile roba. che facciamo tanto i misteriosi. Prima, eh, però mi sono dimenticato cosa volevo dire. Eh. Ah no, sì, aspetta. Prima che entri il Pax, lo, lo possiamo ringraziare perché ha, ha regalato a tutti noi Lambert esatto, sì, quindi Confermo. va detto grazie mille. Grazie, e va, va ringraziato perché io ho apprezzato il profumo dell'estate, l'ha regalato eh, se secondo, me sì. secondo me sì dai dai dai, presenta. però, allora, sì, però questo esatto. l'ho comprato eh, anche io quindi... eh, non ce ne frega un cazzo allora, eh no, eh, sì, ehm, sì. prima vai. di far entrare l'ospite io stasera volevo mettervi eh, tutti sull'attenti perché eh, volevo farvi un attimo conoscere, Gabriele. Perché da oggi, ragazzi, ci sarà il moderatore quindi non rompete i coglioni, ve lo dico. E vi, vi presento il moderatore, dai, lo facciamo entrare. Tanto questo è un salotto. Cazzo, siamo a casa, chi cazzo se ne frega, vai. Ciao, Gabri, Ciao, Simo, ciao, Ivan, ciao, Andrea. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao anche a tutti i nicchioni all'ascolto, quindi Gabriele sarà per... il nostro. Grazie per l'invito, Simo. No, no, eh, grazie a te per lo sporco lavoro che dovrai fare stasera. No. Io, ovviamente, spero che ce ne sia veramente poco per te. Ma sai com'è? Alla fine, il Pax è uno che fa parlare tanto, quindi secondo me, qualche rottura di coglioni la potremmo avere. Ma chi lo sa, chi lo sa? Non si sa. I lavori sporchi sono altri. Lo vedremo dopo. Lo vedremo infatti, dopo. Da, infatti, Daniele, non c'è stasera, <ride> okay. bastardo. Vabbè, comunque niente. No, ci, ci tenevo a presentarti, a ringraziarti. E... Grazie, buon lavoro! Buon lavoro, Thank you. ciao ciao. Allora, visto che allora. Uh, Andrea ci teneva particolarmente tanto, caro zio, io lo metto qui a te. Metto a fianco a lui perché e stasera vuole presentare Andrea. Andrea, vuoi presentare te cosa vuol dire? Vuol dire che le domande eh. le leggi. Te, rispondi ah, te. vai. Cioè, rispondi te, te. te, fai un cazzo. Allora fai oh, cazzo. Bravo. Allora io mi metto, a mi metto così a guardare. Esatto. Anch'io leggo esatto. esatto. Eh, allora, io vorrei fare solo un'altra piccola premessa prima di fare entrare il Pax. Che nella live di stasera mi piacerebbe conoscere. Lorenzo, 3 chilometri di fronte, l'ho sempre avuto 3 chilometri di fronte. Anzi, in realtà, adesso con i capelli lunghi dovrebbe sembrare un po' più, più corta. Ma, ma noi ci ma domandiamo che cazzo stesso. di commenti sono, eh? P P moderatore. cazzo lo vai a fare in culo. No, è, di è vero che assomiglia a Ronaldo quando ha finito, di, ha finito la carriera. Cazzo, è uguale. Ronaldo il vecchio Ronaldo, eh? A fine carriera è uguale. Peccato che si ricadience. E comunque, questa, questo, questo è, que questa è, è, è solo intelligenza. Sì. È tanta tanta intelligenza. Vabbè, va. Dunque, dai. Stavo dicendo una cosa seria. Prima che il bastardo dello zio mi interrompesse, devo togliergli le, le, le credenziali, così non può più evidenziare. Ah, cazzo, però eh, eh, Andrea non può evidenziarli. <ride> le domande <ride> eh, quello, io, lo faccio io. Lui, Andrea ha le sue domande da buon giornalista. Che figata. Giornalista. Comunque, no, stavo dicendo prima che i bastardi mi interrompessero. Che stasera eh, diciamo che la, la mia volontà, la nostra volontà la mia, non lo so quella degli altri, era quella di conoscere un po' di più Lorenzo, cioè nel senso sì ci parlerà anche dei suoi profumi però cioè, è inutile fare sempre la stessa live che si vede ovunque, dove sì, si invita l'ospite, si parla dei suoi profumi si fa un po' di pubblicità cioè a noi di fare pubblicità al PAX non ce ne frega un cazzo anche perché non ne ha bisogno di certo da parte nostra e a me piacerebbe conoscere Lorenzo come persona e quindi basta è tutto qua. Era la mia piccola premessa. Se siete d'accordo, perché ovviamente qua c'è il 25%, per... anzi, stasera c'è il 33%. Il 33%. Quindi... Meno male so, che non è il 69%. Vabbè, eh... Va bene. No, dai, d'accordo, da, D'accordo, Simo. ma Vai, eh... Lo facciamo entrare? Tempo. Eh, direi di sì. Dai, facciamo entrare il Pax. Ma se vuoi si addormenta, ci aspettiamo ancora un po'. No, ma chi porto? si addormenta? Quello, quello non dorme mai, non dorme. Altro che non Anche perché di vedere le nostre facce non è che abbiamo così tanta voglia. Eh. Quindi... Vabbè, dai, facciamolo entrare, poverino. Dai, via. Quindi, e via. Eccolo qua. Eccolo... Ciao, Pax. Ciao, ragazzi. Buonasera. Porca proia, chi lì? Inta in intanto, ti, ti volevo ringraziare per, uh, per essere qua perché so che il, il tuo tempo è denaro in tutti i sensi. Quindi, grazie. So che hai i, i minuti contati, però fighissimo, figata averti qua. Grazie, ragazzi. È grazie, la prima però, live infatti, che ti ti lo ho detto. in italiano lo sapete? Sì, lo so, lo so. Infatti, sono quasi emozionato come la prima live che feci su YouTube da solo. Wow, è un piacere. Ehm, a me no? non ci fa più caso. Ormai non ci fa più caso, no, infatti, grazie, allora grazie. piccola premessa, Lorenzo. Grazie. Poi tu sai il tempo che puoi dedicarci quando sei a posto e sei, sei tranquillo e pensi che è ora di andare, non ti preoccupare, abbandonaci. Tanto ormai viviamo già abbandonati come cani, praticamente noi, quindi non è un problema. Allora dai, 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 Lorenzo, non perdiamo, la... tempo, non perdiamo tempo che la live, Lorenzo, la prima domanda che ti faccio: che no, è una domanda no. classica de del salotto di Simone, questo? No? Che ormai dai. è diventato un po' il nostro salotto. Che profumo indossi stasera? E tutti lo vogliono sapere. Stasera? La verità? Niente, neanche dire niente. Ecco, no? Ho fatto la doccia fino <ride> a tardissimo e ho fatto la doccia sono senza profumo. Ma Allora, prima, probabilmente metto Reliquia. Reliquia? Io però Ragazzi, ah. mi ci vuole ho Reliquia Honda Maris. Buono. Pazzo, Sarà contento, io so, Andrea. Io non so se tu hai presente la nostra storia, ma io sono l'uomo degli incensi prima di andare a dormire quindi. A me la stessa un... cosa. A me mi rilassa ecco, a, oh, a scoprire le cose. Vedi, a scoprire a le cose. Siamo. Ecco, a posto, siamo a posto. Ragazzi, è fantastico. Io stasera con questo che mi hai appena detto ho guadagnato tipo 300 punti no? su una classifica generale che mi porto dietro. Da, 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 da tempo, Cristian, ciao, 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 Francesco Cuomo, da tutti i ragazzi che conosco solo per nome, ma mi fa piacere, <ride> ragazzi. Allora, visto che bella non bella. indossi nulla stasera, Lorenzo, te ne faccio un'altra. Vai di e Ovviamente escludiamo un attimo i tuoi profumi, eh? Io i miei non li metto mai. Ecco, allora, la, curiosità che... Volta. la curiosità che ci attanaglia è sapere il profumo preferito da Lorenzo. Il mio profumo preferito? Ah. <ride> Io ce tanti preferiti. Eh, ne un Che paio. non sono i miei. Facci eh no, due tre nuovi, dai. Eh? Allora, sul fruttato, nell'ultimo periodo mi piace da bestia Almaz, Kajal. Ah, maybe. Dei fruttati. Incenso, indubbiamente, Reliquia, a seguire Andreoli. E poi mi piace molto anche, vabbè, Kashba. È stato uno dei miei primi incensi. Top. Di, And di Andreoli, quale scusa? Smoke of the Good come si chiama? Non mi ricordo il nome, però è fantastico. Ah, Anche l'altro incensato. incensato, vero? Sì, sì. è vero, Ivan, sì. Sì, sì, molto buono anche quello. Quindi è tutto incenso, incenso, via principalmente. L'incenso eh, incenso. Incenso mi piace su di me, mi piace, però non... a molta gente non piace. L'incenso quando lo metti da... a qualcuno può dà fastidio. Però lo metto quando sto da solo, quindi non ho problemi. Mamma mia. <ride> Beh, oh, Lorenzo, guarda, stai, stai veramente... È oh, un nuovo idolo, è un nuovo, mia, nuovo idolo. Ho, ho ma nuovo, nuovo idolo, che spesso, Ma lo metto sempre quando sono solo, è Baruti Perverso. Eh, quella mi piace. Ho cazzo. E io adoro. È pesante, quello ma piace. io adoro. Porca miseria. Quello e mi E quello mi fa tre giorni, eh? Calcolando che c'è una pelle che dura 20 minuti, qualsiasi profumo, però... <ride> Senti, ma Lorenzo, visto che... allora. Eh... Chiaramente abbiamo parlato prima, a fretta, ovviamente sei, sei un uomo molto impegnato, sei, sei, sei un uomo d'affari e non solo. La, la domanda che ci attanaglia spesso no, è, ma mh, tu hai già anche il tuo ristorante, no? quindi sei, 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 sei un uomo che mh, lavora già in un settore, come fai a conciliare le due cose? Cioè, essere è un naso una, veramente, è una bella più... bega. È, è, eh? è una bella bega perché praticamente... Cioè, il lavoro del ristorante è, è molto impegnativo, molto, specialmente il weekend che è devastante. Conciliare tutti i due lavori parecchio, te, parecchio, parecchio parecchio, mi distrugge la vita perché fondamentalmente qualcosa finisce a lavorare alle 6 della mattina tra l'uno e l'altro. Dormi quelle 2-3 ore e poi sei praticamente a, a di nuovo a, a ciclo continuo. Cioè, tu riesci a dormire 2-3 ore a notte? E qualche volta sì. Qualche volta. Eh, per... purtroppo qualche volta devo per forza per... Cioè, se non è la di Summerhammer eh. sì perché poi quando c'è il lancio del nuovo profumo immagino che chiaramente i... il lavoro si intensifica è stato devastante eh, ho visto che sta andando parecchio forte cioè almeno nelle, nelle varie community se ne parla veramente tanto eh. sì, dai, se... fortunatamente se ne parla però quello che mi fa incazzare è che tanta gente lo compra senza, senza averlo sentito. Ah, perché ti fa incazzare, scusami. Perché io sono per. Perché la gente deve prima. allora, Soprattutto prima deve sentire il profumo, quale sulla propria pelle, e poi acquistarlo. Beh, però capisci bene che molta gente. Tipo, nella mia zona non c'è nessuno che vende i tuoi profumi. Io ne ho 12 dei tuoi profumi, presi tutti in. Praticamente... In Blind Bay. Come? In Blind Bay le presi? Sì, sì, eh, 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 come facevo, io poi non amo comprare Decant e queste cose qui, quindi... Tutti... Io sono d'accordo io, io con te, io profumo... Purtroppo parecchie volte mi sono innamorato delle note, quando leggi le note mi innamoro io delle note, vedo una piramide che mi... Cazzo, questa mi piace, e poi eh... a questo profumo, poi magari sulla pelle mia quel tipo di... di, di... di pensiero che avevo sulle... su quello che dava sulla mia pelle invece non era, però purtroppo... Ho preso parecchie, parecchie sole, però mi ero innamorato delle note. Quando ti innamori, ti innamori. È quella la fregatura. Infatti consiglio a tutti quanti di sentire sempre sulla propria pelle il profumo. Perché, Intanto, no, Claudio, Claudio eh. ti chiede quando un bel profumo aromatico con nota principale, noce moscata, da bilanciare con muschio di quercia, salva, fiori e sal, agrumi. agrumi. Figa, ti ha fatto il profumo. Sì, Beh, pesanti, cioè sì, si potrebbe provare. Adesso sto, sto cercando di trovare una nota che è difficile trovare. Quale, quale? Uh, è la Lemon Balm, la classica Melissa italiana. Eh, interessante. È interessante, raga, eh. Sentita, sentita come odore mi piace molto. Tocca studiare come bilanciarla e come giocarci, però mi piace. L'ho già ordinata, spero che mi arriva buona, perché la prima che mi è arrivata faceva cagare, quindi... Uff, Ottimo! Intanto qui in chat ti danno idee, un profumo con una nota di peperoncino. Guarda, poi... io prov cioè, ho provato, ho comprato nota di, di profumo che è un Capsicina. Purtroppo la Capsicina c'è un odore che a me non... Io sono un pazzo di peperoncino. Però fondamentalmente la nota, di, la nota reale di peperoncino, cioè l'odore di peperoncino, non mi fa impazzire. Se metti un Pimenta magari ci sta un odore simile... Cioè, Giallapegno, che già potrebbe essere un peperone dolce gestibile, ma la capsecina tipo se te prendi in Carolina Reaper lo spacchi oppure una baniera lo spacchi, non è che sia fantastico l'odore? Non so se lo conoscete Sì, sì, sì. d'accordo Nota di Carolina Reaper l'ho vista su qualche profumo ma mi sembra un po' cioè no, no, Carolina, chi ha sentito il Carolina Reaper aperto mi sa di che fondamentalmente quel profumo c'ha solo il nome di Carolina ma di Carolina c'è solo il nome come nota perché effettivamente non potrebbe essere molto portabile come profumo, secondo me ti chiedono Dopo se al tuo ristorante è possibile sentire le tue fragranze. Sì, sì. Ok, sì, se è, possibile, è possibile. Ma a, a proposito di questo, Lorenzo, ti, la, la domanda sovrana no, che regna sempre è: Ma Carbonara? Come è nata? Ecco, bravo, esatto. Allora, Carbonara è siccome allora, il mio povero babbo ha fatto questo ristorante che io avevo sei anni e praticamente è diventato famoso per la carbonara perché la faceva in una maniera diversa dalla carbonara classica. Quindi praticamente la Carbonara del Poggio è stravolta dalla Carbonara romana. E praticamente io ho riportato solo il nome di Carbonara perché era un inno al ristorante mio, fondamentalmente. Perché fondamentalmente la Carbonara come profumo c'ha note, sapete tutti: c'ha ambra, spezie, artemisia, un pochino di fiori bianchi. Ma alla fine l'odore di Carbonara si dice sa di pasta, sa di uova ci c'entra un cazzo proprio, fondamentalmente però. È solo l'idea del nome e il nome che ho dato un profumo che non c'entra niente con la Carbonara. L'unica nota che accomuna è il Pepe. E basta. Eh, sì, però, il Pepe, se... il pepe è... lo ricorda comunque. Il Pepe, sì, c'è. Il Pepe, sì, il pepe... Vabbè, a me piace. Infatti, adesso sto giocando su una Carbonara Gourmand. Un, un, un profumo dolce, una torta alla Carbonara. Qualcosa di nocciolato. Adesso vediamo, sto, ci sto lavorando su. Già se hai detto torta mi ricorda un po' di vaniglia, eh, però. Beh, la vaniglia c'è. Eh, la vaniglia c'è. Perché la vaniglia purtroppo io se l'ho messa quasi dappertutto, anzi dappertutto. Esatto. Anche in minimissima parte c'è. Vaniglia... ma po posso farti una domanda io? Dimmela. Allora, io, devo essere, io voglio essere sincero al 100% con te. Uh, io avevo sentito quasi tutti i tuoi profumi un po' di tempo fa, poi mi sono un po' perso però da Carbonara ne avevo sentiti veramente tanti e ti devo dire la verità mh, non hanno mai incontrato i miei gusti personali sì, a, parte bella paio, bella. a parte un paio Carbonara mi era piaciuto veramente tanto devo dirti la verità eh, ce n'era un altro eh, al Fico che mi era piaciuto Adam o Fico Sin Favola? Adam, Adam mi era piaciuto tanto, gli Bellissimo. altri un po' meno gli altri un po' meno Devo fare un, un, un. Ho un pensiero che mi gira per la testa da un po' di tempo, perché ultimamente sentendo gli, le, le, le tue ultime release, non lo so, ho sentito un cambiamento, qualcosa. Non voglio dire miglioramento perché poi magari può essere interpretata male la parola miglioramento. Magari mi sbaglio, ma non lo so, cioè, stai lavorando in maniera diversa. Eh, il tuo modo di lavorare è sempre lo stesso, ri ricerchi qualcosa di nuovo. Perché ti allora, ripeto, sono sempre note. Vabbè, le note, tanto più o meno, ragazzi, i profumi sono sempre su quelle note lì. tanti i marini, sono sempre quelle note lì. Cioè, Come giochi, giochi. Il marino è sempre il marino, quindi le note marine sono sempre le stesse, più o meno. A me piace eh, vedere le reazioni della gente. Io, i profumi, li sperimento con i miei clienti. Praticamente, faccio un profumo, le casse cioè, io qua, qua ho la borsa di esperimenti che la porto sempre dietro con me o quasi, che poi. Non sono tanti, però sono esperimenti. Li faccio sentire. Quanto la gente vedo che 9 clienti su 10, dicono, cazzo, questo è buono, loro lo mettono da una parte. Sono venuti scartati. Io ho più di 250-300 esperimenti nel armadio. Esperimenti. Che magari poi ti dico, sai cos'è il problema? Che, a ah, questo devi far uscire, questo è fantastico, questo... ti dicono tutti qualcuno. Cioè, te trovi il profumo che fa schifo a tutti e a uno piace da bestia, ovviamente. Perché i profumi... Cioè, io ho cercato di fare... La mia linea, che sono, adesso sono tanti, troppi, e, è fatta da profumi totalmente diversi l'uno dall'altro, o quasi diversi. Perché fondamentalmente cerco di accontentare il maggior numero di clienti. A me piace vedere la gente che dice: Cazzo, sto profumo è buono, mi piace. cioè, quello che, mi, mi, cioè, quello che a me appaga è vedere le persone felici che quando spruzzano un profumo. È quello che mi piace a me. Però, Lorenzo, ti faccio, ti faccio un'altra domanda, invece. Se, secondo te, no? Cioè, allora, a questo punto, la domanda che ti faccio è, è, è può essere che preferisci di più eh, incontrare il gusto della gente o ti è capitato di dire, non lo so, in un tuo viaggio, da qualche parte hai sentito un odore e hai detto cazzo, devo fare un profumo con questo odore qua, se poi piace o non piace a me non me ne frega niente, ma mi rappresenta. Beh, in Italia. A me a Telandia mi piace come paese proprio in piace da bestia. Ho sentito tanti odori, tipo frangipani, che lo sto usando perché mi piace come fiore bianco da abbinare e lo, lo sto usando sinceramente. Poi ho fatto due o tre profumi, tornato da all Telandia l'anno scorso. Ho fatto due o tre profumi con le note che si più o meno si ispiravano al viaggio. Non mi sono piaciuti. <ride> fondamentalmente non sono piaciuti sì. quelli nel cassetto ho fatto un paio di mischioni che non... a qualcuno sono piaciuti perché me l'hanno chiesti qualcuno l'ha pure comprati perché l'ho fatti sentire qualcuno ha apprezzato il fiorito con prevalenza frangipagno orchidea note, note esotiche però fondamentalmente non è un profumo di cazzo questo sì questo no non vi... quanto la gente lo mette che vedi che non si sì, annusa sì, è buono, ma non è che fa quel, quel ah cazzo, buonissimo. No? Quanto vedo a buonissimo no, lo metto da una parte, se no si scansa, e Andrea è... ti chiede se in zona veneto ci sono punti vendita che trattano i tuoi profumi. Guarda, io, ragazzi, sinceramente, per la zona vendite e commerciale, non seguo, non, non, so non <ride> seguo. No, c'è fortunato, c'è mia sorella che mi aiuta. È mio cognato. Mia sorella fa il commerciale. Che fa le profumerie? C'è Simone che ci aiuta anche, ma io se devo dire i profumi che le profumerie che in Veneto non lo so. So che ce n'è una Iesolo, sicuro mi sembra se non sbaglio. Okay. E poi c'è, poi non, non ricordo, incomincia a essere parecchie le profumerie, ma non so quante. Sinceramente, non so dove. Tutte quante. Tanto che Vinti che... ti dice che manca. Una bella fragranza l'Iris. Ma intanto salutiamo, lo lo Kevin. Che vi è, 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 è finita la ufficiale. Allora, eh, momentaneamente si chiama Pax Iris. L'ho fatta l'anno scorso. Ah, e ma cosa È il nome che ho messo praticamente giusto per, tanto per. Poi c'è già il nome pronto, se, usci se uscirà. Ma io lo so, Parte lo, devo... spoiler, parte lo spoiler, parte lo spoiler, <ride> ma no, ma ti, ti devo chiedere anche questa cosa, qua, Lorenzo. Ma eh, tipo questo profumo qua, Paxiris? No, io ad esempio c'è stato un periodo che ho cercato come un matto Vansino e non si Vansì. trova più Vansino perché era una versione limited. Ma e, e perché alcune versioni le fai limited? Perché è difficile reperire le materie? Perché no, 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 no. Sinceramente, di... perché non c'hanno... Cioè, vedo che allora, quando tu metti sold out un profumo, lo metti in stand by praticamente, è la gente che ti concia a stressare. Quanto non trovo la vaniglia la vaniglia Morea che cercavo per fare Van Ecstasy che mi mancava la settima vaniglia perché era sette, Van Ecstasy sono sette vaniglie più dopo c'è i fiori bianchi, c'è il caramello cioè... per trovare quella, quella vaniglia uguale a quella che avevo che praticamente è stata praticamente abortita l'azienda che me la procurava o me ne hanno procurata una che era totalmente diversa e quella che dava l'imprinting al profumo. Quindi io ho messo sold out per 4-5 mesi fino a ho trovato un'azienda che me l'ha fatta simile al 99% e allora l'ho ritirato fuori, solo Van si era bocciato, finito. Quindi ho speranza di ritrovare Van Si prima o poi. Ma Van ce no, c è c è anche... eh, non Si ce l'ho anch'io qua e Non si trova più. No, se vuoi ce l'ho, Van Si. <ride> allora, cioè, e allora... Ti... L'ho rifatto. Eh, l'hai rifatto. Sì, sì, no, Van Si Cee... c'è... Cioè, secondo me, quello più buono è Van Si Pepper che l'ho fatto per un cliente che mi ha chiesto una vaniglia salata pepata no. l'ho fatto tutto dietro <ride> e quello spacca che è grande piace anche a me però quello è fatti visto Quando fai le cazzate ne fai 50 200 150 200 ml e metti lì e poi la vai a rifare dopo perché te la richiedono ma è lì ferma prova si sì, Pepper è buona te la farò sentire ma quindi possiamo commissionarti un profumo cioè se voglio un profumo solo io <ride> te lo posso commissionare allora io delle fragranze guarda raga il, il brutto, cioè il, cioè il bello, è che per, praticamente per cominciare devi, devi a parte che devi, vabbè, devi farti un po' di cultura sulle varie fragranze e come si miscelano, come si mischiano. E soprattutto le materie prime, devi trovare le materie prime migliori. E non si trovano facilmente le materie prime perché te, in giro le aziende, ordini la roba, poi te ordini la stessa materia prima da tre aziende diverse e sono tre profumi diversi. ognuna ha eh. una situazione diversa, devi trovare quella che fa il caso tuo sul profumo che vuoi fare te. Certo. Quindi eh, sei della voraccia. E adesso Dai, sto... Fammi un, fammi un, un, vetiver, un vetiver, Molto, molto interessanti. Devi farmi un vetiver, <ride> devi fare. Ciro vetiver. ti chiedeva, che voleva sapere mh, da te, la tua nuova fragranza Artixi, da dove hai preso l'idea? Dice che lui qualche idea ce l'ha, però vuole sapere la tua. Credo di ispirazione. Allora, Artixi me lo fa un mare ghiacciato. Mi piaceva... Cioè, vale, Artixi alla fine... Ho L'unica che ho cercato di diverso è la l'assoluta di Alga. Che mi hanno garantito che in Italia non l'ha mai acquistata nessuno, quel tipo di Alga. Le 3-4 aziende che ho sentito. Quella che me l'ha trovata, È un'Alga una, un molto, molto invadente, su Artixi. A qualcuno dà fastidio, come Alga, perché è molto, molto, cioè si sente molto sta Alga. Io ho giocato con l'Assenzio, con la Menta, con gli Agrumi, con lo Yuzu, per giocare, ha prodotto per fare... Ris risulta un pochino più morbida più, più mettibile uh, è un profumo che vedi cioè è diverso da black sea secondo me è molto diverso da black sea molto totalmente però ci sono 5 o 6 note che sono le stesse e ci sono 3 o 4 note che sono su presenti su sexy per esempio ho giocato con un po tanto le fragranze più o meno sui marini girano sempre quelle dopo si sì, io, io lo trovo molto agrumato infatti sì, uh, si sono diversi artexia Art molto sì. Sì, c'è l'apertura più agrumata di Black Sea. Ovviamente su Black Sea agrumi c'è quasi zero. Quindi, eh, Black Sea... Sì, è, ha un'apertura simile a Sex Sea. Sex sì. sì c'è l'assenza e la menta, lo yuzu, il bergamotto, il cedro e il lime in apertura. E Sex mi sembra... Sì, l'apertura la, è stessa. Dopo c'è l'assoluta la, di alga, sì, c'è l'altra perché... azienda, ci sono... Materie prime di diverse aziende che ho trovato sinceramente migliori. Eh? Alcune, alcune erano veramente eh, totalmente diverse da, da quelle che ho usato per Black Sea e Arctic Sea. Black Sea e Sexy Arctic doveva dove essere un marino diverso dagli altri. però ho fatto una cazzata, cioè non potevo far uscire il marino e far uscire Samarambè insieme. Si fanno la guerra cioè, adesso, no? Next si fanno la guerra. Cioè te fai, fai sentire alla Fiera Milano. Facenti un Summer Hammer, che io avrei voluto farlo uscire tipo fine giugno, perché per me sarebbe stato pronto fine giugno, e invece, le richieste sono state tante. Abbiamo cercato di posticipare fino a cioè anticipare il massimo della data al 10 maggio, che poi il 10 maggio per me era ancora da presto, però è un profumo che crescerà molto! Eh? Cioè, crescerà molto in, in succo, in consistenza, mm, sì. Sì, sì, chiaro. Non so se visto che ce l'hai mandato e eh, ti ringraziamo di nuovo. Se ci vuoi raccontare qualcosa di Sam Raman, intanto visto che hai abbellito i tappi, sì, vai, aspetta, aspetta, aspetta. aspetta, Questo è la Limited. Attenzione, <ride> allora, guardate, scusate, Adesso ve lo, ve lo fate mandare da Ivan il tappo. Adesso lo fate Beh, preferisco Però... come Limited, preferisco. Um... No, li, gli, limited livello... gli occhi che le cappelle io <ride> Beh, la limited edition nel senso che praticamente a disposizione ci avevo preso questi 200 tappi fatti da un'azienda, fatti così li ho messi da una parte perché volevo usare non volevo usare, stavo aspettando il tappo definitivo per la mia linea che ancora non è arrivato, che dovrebbe arrivare spero a breve sto Sto cercando di aspettare che mi arriva quello che mi piace, perché fino adesso non, non c'è nessuno che mi ha colpito. Mm. Raccontaci un po' Summer Hammer, dai, l'idea. Summer che è, che è stato, è. ti dico subito quanto è stato, l'anno scorso a giugno, anzi, maggio, perché a maggio, è partita l'idea, ha, ha detto Riccardo Marnini, non so se lo conoscete Ricky Marnin, Ricky. Il mitico Ricky ha fatto, guarda lolo, ha detto, cerchiamo di fare un profumo strano, estivo, mm, un... deve essere una bomba estiva bomba estiva e lui ha detto mettiamoci dopo pensaci te mi ha dato un'idea una bella base di idea dopo ci ho lavorato un po' io con noi è venuto fuori Summer Amber per scherzo per scherzo perché è venuto fuori per scherzo come profumo perché doveva essere un profumo che tenevo lì per noi per sentire come veniva prima fatto sentire ai clienti e 10 su 10 cazzo buono cazzo strabuono cazzo è le donne tutte quante io lo voglio, io lo voglio, quanto ce lo voglio. E allora ha detto Ricky, ma che vuoi il nostro profumo? Come facciamo? Lo, fa lo facciamo? E alla fine ecco, è nato. È, allora, è, 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 da è dall'anno scorso che c'è Sammer Hammer, eh? scorso la prima boccia che ho mandato a Ricky l'ho mandata mi sembra i primi di giugno, metà di giugno, che ancora c'aveva tipo 7-8 giorni, era appena nato. Quindi te fa conto che è un profumo, secondo me, la maturazione completa ce l'ha. A un anno e mezzo perché tutti i profumi che escono tutti i profumi che escono la macerazione base è minimo 30 in base a quello che ci metti dentro se fai un profumo che dentro ha una percentuale di oli essenziali tipo uno di toilette 7-8% 15-20 giorni già lo puoi vendere sul mercato perché con l'acqua la macerazione e l'ossidazione del profumo è anticipata quindi è più pronto prima io non uso acqua, io uso solo alcol categoria B o alcol biologico, biotanolo, cosmetico. Che ognuno praticamente va usato in base al tipo di fragranza, perché bisogna sapere anche che alcol si usa, perché qualche tipo di alcol amplifica le fragranze e qualcuno lo castra. Quindi c'è da studiare anche quello. Non è solo... Cioè no, il tipo di denaturante con l'alcol che usi è molto, incide molto sulla fragranza, specialmente sui, dol sui dolciosi, sui marini sono cose molto c'è la scusa perché... sulla resa delle note o sulle performance sulle performance e anche sull'apertura cazzo quante cose che stiamo imparando cazzo perché veramente è... oh. madonna ragazzi Ma, ah, questo... leggiamo qualche domanda veloce così almeno questo è interessante qual è il mercato più difficile in cui esportare chiede Lorenzo mercato più difficile la Russia la Russia è inaccessibile è Purtroppo eh, la Russia, ragazzi, cioè, praticamente o ti sbreghi oppure non c'entri. Ci sono dei grossisti che ti danno delle cose già cioè, prende. C'è dei grossisti per la Russia che per entrare devi pagare tipo un pizzo. No? Eh, <ride> la Russia, eh, lasciamola lasciamo la da una parte. Noi abbiamo Silvio che lavora sul commerciale estero, che risponde a Instagram alle mail alle richieste. Sta lavorando tantissimo anche, anche Simone che è fatto che risponde a mail, richieste da, da quasi tutto il mondo ah, Lorenzo ti, ti chiedo ma secondo te quanto conta quanto sta contando adesso la profumeria italiana nel mondo visto che te ma io spero che conti molto la profumeria italiana spero che conti molto vedo che io sto vedendo che molti molti cioè molti brand italiani sono molto venduti in tutto il mondo e questo mi fa molto piacere perché ci valorizziamo non è solo la profumeria francese ragazzi, non è che tutto vedi francese i francesi eh. fanno i profumi perché c'è Grasse, perché c'è quello, c'è l'altro la Francia è la Francia, ma anche l'Italia noi Se... noi Beh, andiamo mi andiamo sembra andiamo. che, però, negli ultimi anni Pax, eh, i Asia o comunque i produttori italiani stanno aumentando e stanno avendo sempre più successo? Vedo te, vedo Andreoli eh, Gualtieri guarda, ehm... Simone è un grande Simone è lo studio Davis. moltissimo, perché ha veramente. c'ha un bello staff per, per il commercio all'estero. Poi lui, lui mi, piace, mi piace molto come lavora. Un ragazzo molto umile, molto, a me piace, mi piace moltissimo Simone come ragazzo veramente in gamba. E... Sta lavorando veramente bene anche all'estero. Bene, bene, insomma, sì, è... non siamo, è... in, non siamo inferiori ai francesi. Tanti. I nasi, cui stimi, cui ti ispiri. Beh, I nasi... Eh, sì, allora, le cose estrose, ragazzi, cioè, vedi, il na cioè il naso, quello che ti fa fare la strusa. a me è... Arturetto Landi mi piace tantissimo. Arturetto stimo moltissimo come persona perché è un... È un grande, Arturetto è un grande. Io lo trovo. Cioè, ci ho parlato, ho avuto occasione, fortuna, anzi dico fortuna, che poi sapete che lui, cioè mo, molte creazioni le fa vicino a casa mia perché le fa a pergola. Quindi lui come lavora mi piace moltissimo. Mi piace perché ha le belle idee e butta a fare le cose. cioè anche se fa un profumo che è diverso, lui, vabbè, lui ha molte materie prime, quindi sapete che vuol dire. Andare in un supermercato che puoi prendere tutto quello che vuoi, è fantastico. Giocare con tutto quello che c'è in mano. Dopo devi mettere solo un po' di fantasia. Averci tante materie prime aiuta molto. Ma lui le gioca molto bene le carte, molto. Tevona negli ultimi anni ha sfornato diversi... Capolavori. Bestseller. Sì, molti, molti capolavori. Infatti la Volevo chiederti, ma, ma, ma tu ti ricordi tutte le note che metti in tutti i tuoi profumi? Beh, le scrivo <ride> Aspetta, a, parte, a parte scopazzo, ragazzi, che se non me la analizzavano non l'avrebbe rifatto uguale. È mm. scopazzo, è nato da sto tavolino praticamente. Lo so adesso sotto il tavolino. Cioè, All'epoca avevo quanto lavoravo praticamente, creavo in casa, creavo e poi. Chiaramente è Scopazzo è nato una sera post-alcol, post, post, uh, post-alcolica. Quella di Daniele stasera, uguale. C Avevo un po' di note sotto mano e ho giocato a metti dentro tutto quello che sai. Senza un criteriologico, senza un filologico, è, è uscito a Scopazzo. Ma eh, come siamo messi a like, ragazzi? Mettete un po' di like, fate un po' di, di, di rumore. Dai. Che, che cazzo, scusami, Pax, ma qua bisogna sempre ricordarlo, perché la gente ha il braccino corto. Quando devi comprare bello. i tuoi profumi, cazzo, li tira fuori i soldi. Quando devi mettere i like che sono gratis, no, però allora, io sono, io, sono un po' venale. leggo cosa ne pensi di Sorcinelli? Allora Filippo, oltre che è un grandissimo amico, per me è un grandissimo amico. E lui è un grande, lui c'ha le idee pazzesche. Lui tira fuori le sue idee, le sforna e sono capolavori profumati. Chiaramente possono piacere o non possono piacere. Lui è basato molto sugli incensi. E te posso dire che a mio naso mo molte fragranze che ha, ha fatto creare lui, che ha creato lui con la, con la sua testa, sono capolavori. Come li mi tipo, a me, è un a mare sono, secondo me, dei marini migliori che ho sentito. Buonissimo. Io Buonissima. lo do, mai sentito. lo ce l'ho lì. lì. Vabbè, buonissimo. Ho buonissimo. abbastanza profumi qui in casa. La casa mia, questa qua, la casa di spiaggia, è praticamente 40 metri quadri, c'è 25 metri quadri di profumi più o meno. <ride> <ride> Ti faccio amico. una domanda: qual è il, uh, il profumo più venduto della tua linea? Adesso, Hammer nella Corre, storia, Lexi ha fatto Lexi. si è il più venduto in assoluto. A Carbonara al secondo posto, Carbonara, Carbonara piace moltissimo all'estero, cioè negli Stati Uniti e in Spagna, Carbonara si vende tanto. Io all'epoca, Lorenzo, ti comprai Black Sea, mi avevi mandato il sample con Dream Sea. Cazzo, come ho sentito Dream Sea, mi sono innamorato ti ho ripreso Dream Sea. Poi eh, ad averlo conosciuto, forse avrei preferito più Dream Sea che Black Sea tra i due. Ah, Dream Sea è il mio preferito, Black Sea a me non mi dura un cavolo. Porca miseria, però sono buoni. Poi invece dicono che ha molta più persistenza degli altri, Black Sea. C'è qualcosa in sì. particolare? Che allora, era... ragazzi, ragazzi, adesso mettiamo. Allora, quello che ti dico io, che ho sentito io, che ho fatto più test con persone, quello che sento e che vedo, che ti posso garantire, che lo stesso profumo. Una sera abbiamo fatto un test con dei clienti, amici clienti, per me, i clienti di tutti i amici, tutti amici. Abbiamo fatto una, un test al ristorante, da me al Poggio, con tutta gente abbastanza appassionata. Abbiamo messo a 10 persone sul polso sinistro Black Sea e sul posto destro Carbonara. Poi gli ho detto annusatevi. Dopo 10 minuti, voi ci credete che tutti quanti stupiti profumi totalmente diversi uno sull'altro? Dai. No, no, questo. Te lo, no. Giuro, te lo giuro, la gente non ci credeva. Cazzo, ma a te è diverso. Cazzo, ma a te è più buono. Cazzo, da me è diverso. Senti, a fare questo. cioè, vedevi stupiti perché sentivano quello che loro sentivano sulla propria pelle era diverso da quello che sentivano sull'altra pelle erano totalmente dieci profumi diversi per ogni persona, te lo giuro magari la similitudine può essere su due persone infatti quello che dico io io purtroppo so, sarò fatto male ma la mouillette per me, la carta va abortita la carta va abortita appiattisce il profumo, quello che secondo me fa il profumo è l'ultima nota finale, è la pelle il profumo lo fa la pelle tua tu quando metti un profumo, lo stesso profumo ti dico, ragazzi ho sentito con, con il mio naso sulla, su, due clienti miei, marito e moglie lei è innamorata di Artixi e lui idem lei mette Artixi dopo 30 secondi e non lo sente. Il marito dice dopo tre giorni non lo faccio togliere manco con la doccia. Ha detto io ho fatto, ho fatto tre docce, tre giorni, non riesco a toglierlo dalla pelle. La moglie dopo 30 minuti non c'è più niente. Te lo giuro, l'ho sentito io col, col mio naso. Ho eh sì, no, no, cioè io ho con mia moglie una diversità abissale, resa e anche dolcezza. Lei si mangia le, le parti dolci del profumo, ah, eh, sì. io invece le esalto. Quindi non ho dubbi a crederti, a, a mia racconto. sorella. Black Sea gli fa 15 minuti. Al marito gli fa tre giorni. Al marito e mia sorella va in ecstasy. Al marito gli fa mezz'ora 40 minuti e mia sorella gli fa tre giorni. Sì, ma infatti, capita che, magari anche noi quando parliamo di profumi, eh, mi dura sei ore. E un altro e ti dice: No, a che... me mi dura un'ora. È per questo che io dico, mai mai comprare un profumo. Sul, sentito su un altro sentito su carta il profumo assolutamente comprato solo se lo senti che sulla pelle tua ti fa quello che deve fare e ti, e ti, cioè, ti deve piacere poi se tu non lo senti più dopo mezz'ora tre quarti perché adesso purtroppo molta gente poi sfortunatamente dopo sto cavolo di covid molta gente ha perso anche molto la percezione degli odori parecchia gente non l'ha nemmeno acquistata ti dico, io parlo con clienti che non sentono più odori come prima, qualcuno ci ha avuto seri problemi post Covid. C'è una ragazza che è un anno e mezzo che non sente più niente, né sapore né odori, una cliente mia. Sì, cioè, la prima volta il Covid ho fatto 3-4 mesi a sentire in maniera diversa. Anche piano se piano l'ho ripreso, ma sentivo in maniera diversa vecchi profumi. Io comunque a sta ragazza l'ho curata a modo mio. Io ho detto prova a fa fare questa spesa di esperimento e lei ha detto che ha acquistato un bel 50% dopo 15 giorni ha, fatto fatto. ha comprato tutti gli oli essenziali dal tea tree oil al rosmarino alla salvia in erbolsteria oli essenziali puri, quelli più concentrati gli ho detto di sentirli ogni 3-4 ore uno diverso dall'altro devi ri riallenare il naso e lei mi ha detto, cazzo, c'è ragione, adesso sto risentendo gli odori. Dopo lei, dopo un anno e mezzo, dopo un anno, quasi un anno e mezzo, ha iniziato a risentire quasi come prima. E tanto il naso va allenato, più che altro perché ha, ha inciso ha perso sui sensori sui, sui sensori del, del, dell'olfatto, questo tipo di virus. Quindi molta gente ha perso, ha perso vero, vero. molto. Lo zio non sente più un cazzo infatti. Ma vai a cagare. <ride> C'è una bella domanda di, di Dario che ti chiede qual è il tuo sogno che hai nel cassetto, se si può dire, dove vuoi arrivare. Ah, io, ragazzi, io il sogno del cassetto sarebbe avere un, un po' di relax, un po' di, un po di riposo. <ride> <ride> è che dalla mattina alla sera sempre tra ristorante e profumi è mille. Quindi non, non c'è più tempo manco per avere una, una vita quasi normale. <ride> è una, un po' difficile, insomma, dai. Ma la, alla fine ti vedi più naso più cuoco. Guarda, è un connubio che alla fine è uguale, perché cuoco e naso è la stessa cosa, perché te senti gli odori della cucina, devi sapere abbinare le pietanze. Te, allora, la, la, la bravura di un cuoco è che tu apri un cazzo di frigo e vedi quello che c'hai e ti devi tirare fuori un piatto di pasta di capire quello che sta bene con uh, io il 90% dei piatti che sono al poggio l'ho inventato io come, come mischioni poi parecchi abortiti tipo, vabbè, tipo era nata, vi ricordate il periodo della, del carbone vegetale che lo, ci facevano praticamente anche, anche la, qualsiasi cosa trovi tutto con bravo io ho fatto la carbonera avevo fatto la carbonera era <ride> <è> fatta emulsione <ride> di uovo con carbone vegetale cioè leggermente sabbiosa rimaneva come sapore però vedevi sta carbonara nera con sto guanciale sopra e le, con il parmigiano e oh, sai che ne vendevano a marea? Quanto c'era sto carbone vegetale che andava di moda? Tutti quanti volevano la carbonara in periodo c'era il periodo della carbonara e il nome se... l'hai preso eh? <ride> Il nome l'hai preso di sicuro ragazzi. Andrea, vuoi leggere la domanda, camiera. Cazzo, che non stai facendo niente stasera? Sì, allora, Alessio, ciao a tutti. Domanda per Lorenzo. Molta gente, prima di capire se realmente una fragranza piace, si preoccupa sulla durata o scia che ha determinandone l'acquisto o no. Cosa ne pensi? Allora, molta gente ti chiede sì. Eh, di, poi, la, la, la durata e la scia dipende sempre dalle persone perché fondamentalmente Bravo. la stessa Bravo. fragranza su te fa una scia, riempie una stanza. Li vedo con Extreme Passion, Extreme Passion, che è la prima fragranza che ho fatto, che ancora ero praticamente, cioè non ci capivo quasi un cazzo di fragranze, però stavo giocando, <ride> stavo iniziando a giocare, non... È non sincero non è però, eh. <ride> Apprezziamo. Beh vabbè, io, ragazzi, mi conoscete, sono così. E praticamente, niente, ho cominciato a fare... Questo profumo molto fruttato mi piaceva. Sto fruttato perché ho avuto un'idea che mi ha detto: Guarda, fa un profumo così, così. A me piaceva molto all'epoca. Erbapura. Ho preso qualche nota di erbapura, poi ci ho giocato a modo mio. Mi sono ispirato su quel, su quel profumo lì. Anche se secondo me è diverso poi da dall'erbapura. Io, erbapura, lo, lo adoro. Ce l'ho tre bottiglie in camera, quindi per me è sempre uno dei must come profumi fruttati. Però ti dico che fondamentalmente. Su qualche ragazza che senti passare, anche uomo, che senti passare, eh, gente dice non, non, non ce la faccio a toglierlo dalla pelle. A qualcuno dura 3-4 ore. Comunque è, è Stream passion uno dei che all'epoca faceva molto, molto scia, molto, molto. faceva molto sillage e molta persistenza. Hai mai fatto riformulazioni, cioè caduto hai dovuto rivedere le ricette per mancanza di materie prime o di leggi? le avevo fuori. Allora, fortunatamente fortunatamente io ho avuto. Eh, L'Ilial non l'ho mai usato. E le aziende a cui mi fornivo, che mi facevano le materie prime, l'Ilial non l'ho mai usato, che quella è stata la fragranza che. cioè l'essenza esse, che ha rotto un po' le, le scatole a, a tutti i profumi con le Aldeidi e i Fioriti. Era da, dava quella che dava la persistenza ai Fioriti, l'Ilial. Fondamentalmente in Italia e in alcuni pochissimi paesi è, è bannata come fragranza, come, come... essenza. Come nota, no, come senza, perché l essenza, perché l'essenza liliale era tipo un fissativo. Diciamo, veniva usato quasi come fissativo. E dava quel sentore di aria e fiori, diciamo è stato praticamente adesso abortito e sostituito con altre fragranze che fondamentalmente non, non ci arrivano. Uh, vabbè. Io, fortunatamente non l'ho mai usata. Fortunatamente. Mi è andata di culo. <ride> Quindi per ora non hai Comunque, mai perché... fatto una riformulazione? No, ancora no. Però stavo cercando di magari di potenziare qualcosina, tipo su qualche profumo che durava di meno, ma cercavo di dare... Addirittura. <ride> eh? <ride> addirittura potenziare. cazzo. Però ti, po ti posso dire, io alla fine è, è un tema che abbiamo affrontato più di una volta, no? Il fatto che il profumo poi non debba necessariamente durarti quelle 12 ore, io a volte forse lo preferisco perché a me... Cioè io, io sono il ti profumo, bravo, bravo. Cioè, il mattino cazzo ne metto uno, poi magari alle 2 o alle 3 di pomeriggio ne voglio mettere un altro. e quindi... poi ti va il layering con l'altro, quindi va bene, eh, ecco bravo. Esatto, quindi, magari, no, eh, magari devi fare umano. qualche fragranza. Ora che Lierin qualcosa crea qualche fragranza figa, eh, ti confonde? Eh, bisogna vederci. Allora, Ciro Pax, ti piacerebbe fare qualcosa simile a Virgin Island Water come ci ha giocato Andreoli con Malibu? Sai che non. No, sinceramente no. Io ragazzo, il cane che russa <ride> eh, e, lascialo, parte do de dello e lascialo, dormire, lascialo dormire, il bello della diretta. Allora, sinceramente, no. Perché non sono note che rientrano uh, nei tuoi gusti o perché è comunque una piramide mh, mh, sputtanata No, vabbè, Virginia Luther è un. Come si chiama il profumo Andreoli? Virgin Island Water? Virgin? No, Creed e Virgin Island Water. È quello di Andreoli e, e Malibu. Malibu. Sì, li trovo dei profumi belli estivi. Però già, già l'hanno fatti loro, quindi non, non ci andiamo a fare una roba simile alla loro. Poi <ride> dicono che copi le fragranze. Non mi sta bene. Giusto. Io ho cercato di fare Summer Hammer, che spero che non sembra che somiglia a niente. Spero. Spero. Io non l'hai no, se già sentito, ma tanto salterà fuori uno qualcuno che dirà: Io ho provato un profumo. Che, che è e sempre è. così. Allora dicono che Artixia somiglia a Megamare perché c'è l'Aiga, boh. c'è perché c'è lo Zono, perché c'è no, non so. Fondamentalmente, uno dice che Artixia somiglia a Black Sea e che assomiglia a Megamare, non è vero, mi hanno detto che assomiglia a Megamare qualcuno. Cioè tu Beh, non puoi abbinare un marino a mare, qualsiasi marino che senti mega Megamare. Eh, ma Infatti, perché quindi... l'errore che si fa è quello, eh? L'errore che eh? si fa è quello. L'errore er che si tende a fare ormai, soprattutto per magari quelli che non hanno un naso, non voglio dire esperto, però un po' più allenato, no? Cioè tu come senti una nota marina, sono tutti uguali. Beh, di sì, per me sono totalmente diverse. Eh, esatto. <ride> ogni... cioè, no, anche io, io, se... io le trovo diverse anche, eh, Lorenzo. Cioè, per me non sono, non sono uguali. Anche, anche Black Sea è totalmente diverso da megamare, Hai è anche diverso d'acqua da di da sale, c'è chi li abbina. Fondamentalmente le note che giro sono sempre quelle, però tocca vedere come le dosi, come le misceli, cosa metti in più tanto va diversificato Ma io cosa. credo che nei marini ci sia anche pochissima cultura. Quindi, come uno sente un'alga, un'ambra sì, grigia sì. Un, il mirto eh, va subito a ripescare megamare perché c'ha l'ambra grigia, le alghe, eh, acqua di sale perché c'è. Uh, il mirto, è... ma secondo me perché manca la cultura verso i marini, anche perché parliamoci chiaramente, non è che di marini proprio marini, marini intesi così, ce ne siano uh, così tanti da potersi fare una cultura, perché se vai nella profumeria commerciale, i marini generalmente sono degli agrumati, eh. agrumato estivo. Dal, cioè tutto ciò che è agrumato dall'idea dell'estivo. Però una bina sempre al marino e sì, la gente fa, sì, fa tutto un erba Faccio, quindi come noi altri. Però... A, pro a proposito di profumeria commerciale, secondo te la profumeria di Nicchia oggi è sì. la nuova profumeria commerciale? Ma io spero che diventi sì. Che diventi, cioè fondamentalmente, la Nicchia. Adesso vedo che, cioè, fondamentalmente mi sto rendendo conto che la Nicchia sta diventando il nuovo commerciale. Cioè, il nuovo commerciale tanto il mondo della nicchia ragazzi sta prendendo più piede sul commerciale i profumi commerciali si, si utilizzeranno sempre i commerciali sempre perché il commerciale sempre, cioè, non passerà mai di moda i classici toilette. ora no, Dracar Noir, ragazzi ha fatto la storia Dracar Noir sì, però scusa Pazzo, io ho notato una cosa che mh, nel commercio se tu non fai uscire ogni tanto un profumo no uh, non un profumo, un prodotto, fai conto, se la Samsung smettesse di fare uscire ogni anno il suo The nuovo Apple. Galaxy o la Apple il nuovo iPhone, quel esatto. brand piano piano andrebbe nel dimenticatoio, esatto. perché tu non tiri fuori la novità. Quando io guardo la, la profumeria commerciale, vedo che è dieci anni che non esce un cazzo se non dei Franker. Esatto. Perché Blue perché... di Chanel è uscito dieci anni fa, Savage è uscito, non me lo ricordo... Ter dermes non se ne parla. Cioè, mi sembra che si siano fermati, se non con eh, il Fresh, l'Intense, il Parfum. Eh, ho quasi la sensazione Escrive. che stiano abbandonando. Beh, abbandonando no, perché tanto la, ti dico il commerciale, i, uh, One Million esce ogni 15 giorni diverso. Dai. <ride> sì, però capisci che sono tutti i Franker, cioè un profumo nuovo, di sana pianta 1000 cioè hai capito cosa intendo ok capisco, loro fanno presto pigliano Angelina Jolie, Brad Pitt gli fanno fare pubblicità, pubblicità in tutto è il vero. mondo e anche un profumo che ha dieci anni ne rivendono milioni di, di copie eh, grazie a, 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 alla pubblicità, però mi sembra che la gente si sia un po' rotta i coglioni di comunque avere sempre eh, i soliti profumi ed è per quello che si sta avvicinando ma, ci sono profumi ah, ci dei ricchi. profumi che sono intramontabili tanto sappiamo tutti che i profumi anche ma, ma certo certo però a me mi sembra che ci sia proprio uh, la voglia di, di novità di qualcosa un po' più esclusivo soprattutto voglia di luxury perché ormai siamo in un mondo dove piace sfoggiare Sai, ormai Savage vai su, sul web, lo trovi a 50 euro, cioè, capito cosa voglio dire? La gente ti piace la profumeria ragà. Purtroppo, è quello che rovina la profumeria. cioè, praticamente, io adesso non, non parlo di cioè, i negozi che fanno gli sconti, ci stanno e c'è sempre stati. però, che tu trovi quello che mi fa incazzare, uno che apre una profumeria di nicchia, giusto? Io ho avuto, mi sono confrontato con amiche, che io considero amiche. Che hanno aperto profumerie e mi hanno detto: Lolo, dimmi che consiglio che devo prendere, che, devo, che profumi devo prendere. Io ho fatto guarda, i profumi che ti sconsiglio di prendere quelli che trovi su Notino. Perché se tu compri un profumo, cioè quello che fa il 99 della gente, se io prendo un brand in io parlo da padrone della profumeria, devo comprare, devo prendere nella mia profumeria, devo mettere su dei, dei brand. Incomincio a prendere i, i famosi brand che si trovano ovunque su Notino. Cioè, la gente cosa fa? Viene in profumo da te, lo sente, poi lo compra il a meno della metà, giusto? È così claro. come sputtare la profumeria? Perché fondamentalmente, quando mi trovi una moage a 120 euro, a 130 euro, e tu il negozio sei costretto a vendere a 330 euro, cioè, tu fa conto che, cioè, per le profumerie è bella bastonata. Secondo me, dico perché per, per, per i clienti, è comodo perché vengono sì. in profumo da te. Poi lo vanno a comprare tranquillamente su Notino, oppure dove sia, a casa del profumo, a tutti i negozi insomma, che vendono online. Però così rovini la profumeria anche di nicchia, non solo commerciale. fino a che fai commerciale, non importa. Ma quanto fai sulla nicchia dai, dai possibilità a molta gente di acquistare profumi che costano 300 euro a meno della metà. Però per uno che vende i profumi, tipo un negoziante, non è proprio il massimo, insomma. Sì, perché ci riescono di... perché fanno dei giri strani, eh? Pax, lo sai. Non sì, è sì, roba. So, so. Eh, cioè, a me è capitato di pigliare un montale no, su Notino con eh, fresato il numero di serie sotto. Aspetta, 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 allora, se parlavo così ti parlo del 2015 2015, anzi 2014, manco 2015. Eh, ho visto un annuncio su subito.it di un ragazzo di Sinigalia che vendeva un profumo a Moage, interlude. Cazzo, lo usavo, mi piaceva, lo vendeva a 170 euro. No, cazzo, io ce l'ho dappertutto in termini: ce, ho, tutto, ce ho tre bottiglie: comprato a Dubai, ho comprato in Omen, l'ho comprato da un tipo che praticamente la, cioè, faceva l'ingegnere per, un, per uno che faceva, cioè, così faceva l'ingegnere nautico e costruiva i yacht, ha costruito sto yacht per sto chicco dell'uomo e questo qui per regalo gli ha regalato tutti quanti interlude epic, tutti i profumi da moage, lui non gli piaceva e l'ha rivenduto a me a 150 euro, l'ho comprato subito ovviamente ma era originale al 100% quello che mi ha portato sto ragazzo di Senigallia all'epoca, mi ha portato sto interlude questo interlude mi ha portato che praticamente era tutto Tranne che interlude. interlude, sembrava un diluito all'80%, un'acqua distillata, leggermente interlude, molto. cioè, sembrava proprio ragazzi una copia fatta male, 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 male. Mi ha fatto vedere l'acquisto, 179 euro su Notino. Questo all'epoca, ti parlo all'epoca, ma ti parlo dei 6-7 anni fa. E questo, guarda, questo non è interlude, Lo, ti faccio sentire il mio interlude, che questo, e l'ha sentito, cazzo, questo mi piace anche a me, è ottimo. Detto, questo qui mi dura 10 minuti quindi eh. mo, non so se era un lotto venuto male o non so però vabbè dei giri strani ci stanno anche troppo strani quello dai, abbiamo sì, sì. qualche altra domanda dai allora, Andrea io hai preparato io... 7000 domande È ah, già no, io pensavo abbiamo qualche altra domanda da leggere io, io metto una carina che mi piaceva chiedere Lorenzo. Alessandro chiede quale tra le tue creazioni è quella che ti ha soddisfatto di più e quella che ti ha convinto di meno invece? Bloody Smoke, è quella che mi ha convinto di meno, che è quella che piace di meno e piaceva poco anche a me. L'ho fatto uscire perché qualcuno ha detto che questa, questa dovrebbe uscire perché ti manca l'incenso, perché ti manca... E l'ho fatto uscire, però Bloody Smoke a me non mi fa impazzire, sinceramente, non lo metterei. Però a qualcuno piace da bestia, cioè vedo proprio gente che sul sito l'ha ricomporto già tre o quattro volte. Quindi, no, c'è gente che piace. Smoke e quella piace. che ti ha soddisfatto di più invece? Carbonara? Quella che mi piace di più, sì, carbonara e Evil Angel. Evil Angel è stato praticamente uno dei profumi che a me mi è piaciuto di più nel crearlo. Perché ogni giorno io poi sentivo, la, cioè ero emozionato quando sentivo come evolveva. Anche se non è un piaccione che piace tanto, Evil Angel a me mi fatto a me è piaciuto molto, cioè, è uno di quelli che mi piace più di tutti. È un diciamo un fruttatone legnoso speziato orientale. Mi piace come profumo. cioè non è, non è, no, non è un profumo per tutti perché molti lo schifano, però a me piaceva. Francesco ti chiede: mai hai mai pensato di creare qualcosa che si avvicini a Sado Naso, così esplicito e no. trash? No, no, sinceramente no. Perché guarda, Sado Naso ti dico, a me non mi dispiace come profumo. Non so se lo metterei, perché ai eh, primi cinque minuti non, non riesco a metterci il naso sopra, ai primi cinque minuti. Dopo diventa un bel vanigliato cashmere, sulla pelle mia diventa molto buono. Su mia sorella è fantastico, per esempio. Ma, Lorenzo, posso dirti una cosa? Allora, io, vabbè, sono appassionato, eccetera. Mia moglie non ci azzecca una fava, perché non gliene può fregare di meno, no? Io mm -hmm. stato naso l'ho preso. Quindi, sapendo tutta la storia che ci stava dietro, lo spot questo, sa di quello, poi ti leggi i commenti... Allora, come go, ti agli... viene, Ale. Al chiodo fisso, mia moglie lo prende e dice e io gli faccio amore. Ma vuoi sentire questo profumo qua? io lo spruzzo addosso. Lei non sapeva nulla. Lei non sa niente, non sa manco riconoscere l'acqua di giorno. però è una molto critica perché io quando mi metto dei, dei profumi ogni tanto mi dice: Madonna, che cazzo hai messo? Oh, senti questo Sado Naso? Lo sai che se l'è messo al matrimonio della sorella? E dice: Ma è buonissimo, è dolce, vanigliato. dico che su mia sorella, su mia sorella, Sado Naso è fantastico, ci credi? Sì, e ti... lei se l'è messo, ma pure io quando lo sentivo dolce e vanigliato, non ci azzecca nulla di quello oh, che si dice Era io. Un, boh, un legnosetto leggero, avvolgentissimo, vanigliato, eh. non stucchevole. No, e non esatto. sentì, da me i primi 5 minuti, è molto, molto molto. Molto zibettiano, diciamo, <ride> molto, vabbè, strano, <ride> quel muschio animalico. A me a fare molto il muschio animalico. Però dopo quando si asciuga, mi piace. Sulla pelle mia viene molto Rosendo Matteo 5 come profumo simile, sulla mia pelle. Che mi piace Ehi. moltissimo. Eh? Vabbè, a te Andrea l'hai preso per il tappo, non dire cazzo. Io l'ho preso, preso per il tappo, eh, però, però poi alla fine lei se ne le lo sta mettendo. E eh, vabbè. Ciao Pax, allora volevo sapere come è venuta fuori la tua passione del profumo e come hai deciso di fare il naso. Allora, chiede Cristian. Naso, io sinceramente. Naso, io cioè, ho fatto qualche corso, qualche corso, vabbè, tocca... qualche corso l'ho fatto, per... però mi è sempre piaciuto il connubio. Vabbè. il mi è sempre piaciuto, è sempre, sarà dal 2010-2012 che dico, ah, mi vedrebbe gusto a fare i profumi. Io ho, com ho cominciato con, ragazzi, ho cominciato con gli oli, quelli lì dei, dei cinesi, per... è presente quelli che fa <ride> durante l'ambiente, mischi quelli, che cazzo viene fuori, Beh, ho cominciato con quelli e poi dopo ho visto che non era una cosa mettibile perché erano per l'ambiente. Però da lì incominci a, a capire come miscelare, come bilanciarli. Quello che senti, cioè, te, un profumo lo puoi fare: lo stesso profumo lo puoi farne 10 versioni per capire quale è meglio. Devi solo giocare con le dosi, cosa metti, cosa non metti, e soprattutto devi usare le fragranze fantastiche. Perché tutto quello che è la fragranza è quello che è la materia prima. Perché c'è no da 30 euro, Yuzu da 600 euro, Ambra Grigia Sintetica da 40 euro, Ambra G da 4.000 40, euro. 50.000 euro quella <ride> di barattoli certo. piccoli, quindi tutto sta quello che compri perché tu quando chiedi la fragranza, loro ti dicono come la vuoi? Che budget c'hai? Io, quando chiedo le robe, le vuoi abbastanza. Io chiedo il massimo della purezza con pochissimi solventi, anzi, se non ci sono neanche ancora perché il solvente, il solvente è quello che fa più sintetico: cioè il, il sintetico cosa fa. I profumi sintetici sono quelli che più sintetico c'è dentro e più il profumo spara. È vero che spara il sintetico perché molti sparano. Basterebbe con un bel sintetico, con un 15-20% riesci a fare una bella fragranza con i sintetici. Però se tu hai la roba buona, di metterci, anche se ci metti tanto, non è che spara molto, però la fragranza rimane più oliosa, più, più concentrata sulla pelle e non, teoricamente non dà fastidio. Ovviamente, non è che puoi andare sole con 40 gradi e ti spruzzi il profumo sul collo. Saresti un po' incosciente perché ti viene fuori nel ritmo solare allucinante, ma questo anche con le bolle, anche con profumo di toilette da 7 euro. Questo si fa, quindi non è che, se faccio una domanda, Pax, secondo te c'è differenza tra nicchia e sbaglio, perché è piaciuta la domanda. Dicevo, trovi differenze inizio. tra la nicchia e l'uxory, non lo so, per esempio, Sergio lo vedi nicchia o Luxury, no, no. Creed lo vedi nicchia o Luxury, Creed. Una volta era bella nicchia Creed. Una volta era molto nicchia. Mi piace moltissimo, e Sergio per me sforna capolavori. un di l'altro, è Luxury nicchia, però quindi tu cioè, vedi una differenza, cioè, ci vedi una differenza tra nicchia e luxury, perché si tende un po' a generalizzare, no? A dire profumeria cioè, di Nikia. Luxury. Cioè, alla fine, il Luxury dovrebbe essere semplicemente fatto dalla bella estetica, una bella boccia. Cioè, investi molto sul packaging e investi molto sulle materie prime. Secondo me, è quello che sarebbe il luxury, cioè fai una bella. c'è cioè una bottiglia che puoi spendere quasi 50 euro di packaging su un tappo, su una bottiglia, su una scatola, quella per me. C'è cioè, tanto l'impatto visivo, la nicchia la vedi. quanto vedi Bel profumo cazzo. quanto vedi Spirit of Dubai, quelli, quelle bocce stratosferiche, dici cazzo, questi, questo si vede I che è un bel profumo. E' Roja. è Roja Dove, bel profumo. Però tu, tutto, c'è cioè, quello che fa nicchia è anche l'impatto visivo, secondo me. Sì, Beh, ho, sì. Un po', ho un po' la sensazione che alcuni brand siano andati molto sul per la nomea ormai acquisita. Ma viene un po' meno a mancare il fatto delle materie che tu parlavi. Eh, forse è normale, il business è fatto anche così. Ti si eh, aggiungono... dico sinceramente parlando, purtroppo capita che allora io ho fatto vedere quello che spendo a gente nel settore, quello che spendo in, in materie prime, e qualcuno mi ha detto: se uscivano dall'azienda mia, i tuoi profumi sarebbero costati dai 350 a 400 euro gente che mi ha detto così che ha visto quello che mi costa le Ferranze perché un Black Sea è veramente cioè veramente a differenza, cioè Black Sea è il più caro di tutti perché c'è l'Ambra Grigia, c'è l'assoluta l'Ambra molto tagliata ma è sempre assoluta l'Ambra e costa molto cara quella, infatti manda sul prezzo a dismisura e c'è anche sia su Sexy e su Arctic Sea su Dream Sea minima parte però trico i marini, quelli lì sono abbastanza cari a confronto di altre altre fragranze. Cioè, il prezzo mio è uguale per tutti, però, se dovete fare il calcolo, Black Sea dovrebbe costare molto di più degli altri. Io ho unificato il prezzo perché voglio fare lo stesso prezzo per tutti, ma con Black Sea eh, non è proprio, insomma, una, una grande scelta. Però. Lorenzo, ti, ti, no, non l'abbiamo evidenziata ma incuriosisce anche me, c'è una domanda di una, di una ragazza che dice, sono la Crimi, sono innamorata del profumo al biscotto che avevi fatto sentire mercoledì da Teo immagino profumix ti prego mettilo in commercio aspetta, aspetta qual è quello al biscotto? avevi prodotto solo tre giorni prima, scritto <ride> ah, sì ma car carbonara gourmand <ride> carbonara gourmand, io ho letto biscotto ho detto, cazzo, questo è buono ragazzi queste, questo è quello che c'è da Profumix, se ve lo faccio vedere spaventate. C ho praticamente tutti gli esperimenti della settimana. Cioè la settimana. La borsetta del piccolo chimico. Madonna mia. <ride> c'è tutti gli Buon esperimenti. Che ah, lì c'è gli esperimentini. Però c'è, allora, in fiera quello che è piaciuto molto, molto, molto è Van Kiss, che l'ho fatto per la bimba che c'era qua prima, la figlia di un'amica mia che praticamente è, è, devastantemente, è devastantemente disgustosamente dolce, <ride> praticamente quasi diabetico la prima stifata. <ride> Però sai che è piaciuto tanto anche a qualche, a qualche influencer youtuber americana? Ha detto ah ma ha detto guarda questo se, detto, se me ne dai 100 bottiglie te le vendo in tre giorni, cioè per dirti. <ride> Però è improvvisato. Gli, io... gli americani per i dolciosissimi ci sono. Questo, questo è molto dolcioso. Ti dico: c'è le sette vaniglie, c'è il mu, il caramello, il cioccolato, cioccolato fondente e cacao amaro. Poi c'è un po' di rum, fiori bianchi. Quindi eh, poi capire com'è com sta roba. È molto, molto, molto. O oh, è piaciuta per chi piace la roba molto, molto dolce. Daniele, che mi, è caso caso che che mi, mi fa impazzire, impazzire tu e Vampirum, cazzo quello è anche buono, porca mia Vampirum? Eh, Vampirum è buono, canire, a me piace. A me queste note un po' busi, eccetera, mi piacciono te il room lo metti spesso, eh. eh? A me il room piace. Eh, infatti. Anche Berlo, <ride> scherzo. <ride> eh. C'è una bella collezione di rum qui a casa. Se mi fermo con no. Zapaka, Zapaka. Allora, z Kappa è il meno... Con... cioè, il, me... è il più è blando è, è sì, cazzo commerciale, commerciale. <ride> prima <ride> chiedevano la percentuale di, di oli in summer hammer io li faccio tutti se ci gestione cioè, dentro l'ifra tutti a 40 tranne carbonara che è al 33 adesso che l'ho fatta alzare è e... scopazzo al 35 perché sono non starei nell'ifra e adam e devesdress al 33 gli altri tutti 40 tutti 40 allora Ciro Guarda, chiede, la di Ciro. voleva sapere se ci sarà qualche aumento di prezzo di tutta la collezione visto che comunque parecchie case hanno aumentato i prezzi. Guarda io per il momento non ci penso, cioè adesso io, è 145 cioè a me alla fine, a me non mi interessa cioè, cioè non mai esagerare perché tanto fondamentalmente ragà, dobbiamo stare sul mercato, siamo in Italia siamo messi male in Italia purtroppo è vero, siamo messi molto male quindi Cerchiamo di sta, io ma cerco do... di stare tranquillo. Però vedo che è Sergio, ogni quattro mesi. Aumenta il prezzo invece, eh, es esatto, domanda. <ride> è, è andata a fare spesa andata a fa spesa? Fa spesa. Sì. Io purtroppo anche al ristorante non ho aumentato i prezzi, ho aumentato cioè l'euro. Io mi dicono, cazzo, ma spendiamo così poco! Eh, cioè, mi viene da dire allora, sono più coglione che lascio i prezzi bassi al ristorante. Però fondamentalmente, ragà, vedi che allora, la gente. Sì. Lorenzo, ma secondo te, proprio a proposito di questo, domanda un po' scomoda, lascia perdere sconti, non sconti, notino, lascia sta tutto. Il, il prezzo giusto di un profumo più o meno, quale potrebbe essere? Ma il prezzo giusto per un profumo dipende da questo. No, è chiaro che di... dipende da tante cose, chiaro. però uno dice: cioè, Devo stare nei 100 euro, devo stare nei 450. cioè, Quale può essere l'idea di un prezzo giusto? cioè Un, un buon profumo, no, no, buone un, materie, un... ragazzi. I Montale per me sono vendibilissimi perché hanno un prezzo molto molto onesto. Per esempio, Montale, la gente con i Montale c'è sta cioè materie prime abbastanza sintetiche, però insomma fanno il loro lavoro. Quindi, Montale ha scelto la giusta politica, ci sta dentro col prezzo e ci sta dentro e ne venderà sempre tantissimi perché, per me, è un bel prodotto e se vende bene non c'è niente da dire. Qualche profumo è veramente buono, eh? Io Pacciuli Reeves eh sì. di Montale me lo porto sempre, cioè, nel cuore. Quale? Quale, scusa? Il Pacciuli Reeves Montale, è uno dei miei preferiti. Poi va bo Boise Vanille, mi piace tantissimo. Non so se la... Poi ah, sì. blu Blue Amber, un talcatone ambrato, fantastico. A me piace yeah. Udrim di Montale un sacco. Non l'ho sentito prima a mia simone ci piace black hood, <ride> hood, black, hood si si ho, black hood gold hood cioè, ti giuro siamo per le li ho comprati tutti quelli dopo tempo ma hanno svaghito totalmente tanto Eto, basta. Eh, felice ti chiede hai citato prima arturetto landi come un grande naso no? quale profumo preferisci particolarmente delle sue creazioni ma, di arturetto io quelli che ho sentito di tipo quelli che sento di della joy cioè della praticamente della pantheon roma sinceramente non ce n'è uno che mi dispiace mi sono tutti fantastici tutti cioè io ce ne ho parecchi eh, di dei pantheon annone è uno dei miei preferiti per esempio non ho ancora cioè, l'ho sentito in fiera ma ha fatto sentire leone il padrone della pantheon il ragazzo de pergola mi ha fatto sentire al volo a di annone che ancora era in fase sperimentale e mi era piaciuto tanto però già c'è altre robe sotto, quindi non l'ho potuto valutare. Cioè, mi era piaciuto, ma sai quanto sei? Cioè, io l'idea mia, quando te senti un profumo, lo devi mettere prima di a letto o poi doccia, che te lo nasi, te lo studi, senti come evolve, cioè non devi sentire nient'altro. Perché già quando metti due profumi è quasi troppo. Quando vai in profumeria, ti metti dieci profumi, non ci capisci in cazzo, compri il profumo sbagliato. <ride> tu, quando vai in profumeria, o ti fai, magari te ne metti solo due, o te, se conosci la padrona della profumeria, ti fai dal campioncino. Io quando andavo a San Marino a comprare profumi andavo da Liberti, lei, lei, lei vabbè, conosce molto, molto bene i miei profumi, cioè i miei gusti, quindi mi trovava il profumo, ah, cioè questo lo fate sentire, cioè questo lo fate sentire. Lei mi dava il campioncino perché sapeva che quel profumo l'avrei comprato la settimana dopo. Quindi praticamente lei sapeva quello che mi piaceva e sapeva come, come prendermi. <ride> Io eh, no, vendere un'arte, eh. eh? Vendere un'arte, bisogna Ma sapere. Vendere un che anche mille poi poi c'erano profumerie che vabbè profumerie che non che sono state scartate <ride> praticamente una volta sono entrato in una profumeria mi ha detto mi ha spruzzato praticamente un profumo solo muliet che me lo profumo cioè me lo profumo gli ho fatto lo potrei sentire su pelle per, per, per cortesia ma "Noi non siamo qui per profumare la gente ottimo <ride> Io ho spalancato gli occhi ho fatto scusa questa eh, fa la commessa o fa... <ride> vabbè, okay, ho detto, grazie. vendere un'arte. Eh, sì, Una che ti così, per me è già bruciata la profumeria. Eh, eh, sì. esatto. Quindi cioè, per quest'estate io... tu prevedi di vendere di più Summer Hammer di Arctic Sea? Beh, sicuramente, guarda, già l'ha passato la grande. Ok. Arctic, Arctic non è un profumo estivo, ragà. Arctic è un quattro stagioni. Anzi, secondo me è quasi più invernale. Più invernale. Ma Articsi... sai che ti stavo dicendo la stessa cosa? Io ce ce il cielo verde breve a ottobre novembre, Artixia. Artixia è un quattro stagioni per la sera estiva e inverno, secondo me. Sì, di giorno... Non è perché si chiama Artixia ed è sempre un fumo estivo per forza. O oh, marino eh, per forza. Allora ti chiedo, perché hai fatto uscire Artixia e Summer Hammer quasi in contemporanea, ridosso della stagione estiva perché infatti Summer Hammer non doveva uscire <ride> hai commesso un errore Dopo, purtroppo si è fatto sentire in fiera e è successo un macello Beh, allora io ti dico la mia che sono il coglione dei coglioni se non mi devi far uscire Artixia a novembre, Summer Hammer giustamente a maggio visto che è molto estivo esatto sì. cioè ci è sta novembre, Summer Hammer farlo uscire ora sì, lo so, però non era, cioè io l'avrei fatto uscire praticamente, se era per me usciva il prossimo anno, estate <ride> prossima. <ride> sì, io l'avrei fatto macerare ancora, ancora, ancora. Cioè, la prima base è stata fatta, la prima base, cioè, la prima mandata è stata fatta praticamente a agosto. Agosto è stato fatto l'esperimento per vedere come, come veniva definitivo, perché io aspetto un mese e mezzo, due mesi, perché da, da zero a due mesi il profumo cambia. Tutti i profumi cambiano. Mai senti... Ma sentito? Matteo ha voluto tipo Matteo Mi ha voluto Raptor. L'ha voluto prima dell'inverno, ma l'ha commissionato praticamente a novembre. Io mi sono messo giù, ho cercato di fare quello che lui mi ha chiesto, cioè voleva un cuoieto, eh, con Colude diverso. E tu fai qualcosa di diverso. Ci ho messo, messo il cioccolato. Ho fatto questo cuoio, il cioccolato, un pochino dei fiori bianchi, ho giocato con un pochino di incenso. È venuto fuori cioccolato. A me, sinceramente, ti dico. Io l'ho fatto che io non amo Lud, proprio non amo per, quasi per niente Lud, però non è male. Quindi io che sono un amante di rose e non vedrò mai una, una tua rose e hood. L'hanno fatto tutti rose e ragà, e io aspetto un tuo Cosa caffè. Udi? Lorenzo, A piace, qua, che Ce perché mi piace buono, vedere no. le sfaccettature dei vari. Nasi barra produttori, no? la allora, non hai sentito sì. il caffè mio in fiera, eh, come no, scusate? Non l'ho sen sentito il caffè tuo. Il fio? Fio? No, l'ho sentito? No? Ce l'ho qua, Aspetta. Allora, il caffè mio, quello che avevo fatto io, che ho, quello che ho fatto praticamente Valsi pepper. Ma ufficialmente non hai fatto nulla al caffè ancora? O che... mi sono perso qualcosa. Sono tre anni che sono profumo il caffè io. Eh, ma no, come vendita, però è stato screen. Ah, ok. Stavo dicendo: mi sono di qualcosa. Cazzo. No, no, ce l'ho, no. il caffè. no. Cioè, ti dico sinceramente, che sto dietro a questo caffè tantissimo. Ho fatto il primo caffè l'ho fatto. Allora, il primo ca... profumo del caffè l'ho fatto nel 2018 per un negozio che c'è la torrefazione qua di Fano, e aveva fatto tutte le boccettine da 12 ml col tappo a vite, che lui vendeva 15 euro, 20 euro. Ma profumino anche quello era un. Mi sembra un 28-30 perché voleva spendere poco, io. Ho fatto quello che poteva, poteva fare, bocce, boccettine da 10-12 ml, e ha pagato tutto lui: ha pagato tutte le etichettine, si è fatto tutto per, con, la, con praticamente il, il nome del negozio suo e ne aveva venduto abbastanza. Tipo, ha venduto per in 20 giorni prima di Natale la cinquantina di bottiglie da 12 ml, questo profumo al eh, caffè. Ma era stato una, un primo esperimento. Attento alla risposta perché è uno dei miei brand preferiti. <ride> allora Lorenzo ti chiede: vorrei sapere cosa pensa Lorenzo, dei brand Profumum Roma e quali di questo brand di Io. Allora ripeto: Profumum Roma è sempre quelli dell'amico mio. Quanto ne profumo sono praticamente la stessa azienda. Io li adoro tutti. Non ce n'è uno che non mi piace perché sono tutti ciò. Cioè, Arso ce l'ho cioè, acqua di sale è intramontabile. È stato uno dei miei primi e... Vanitas, tutti mi piacciono. I loro, tutti, tutti, ce n'è uno che non, non metterei. cioè Quelli in ogni occasione, metterei tutti. Comunque, qua avete chiesto: Tutti la rosa, il caffè, ma sto cazzo di vetiver. Quando è che lo ma fai cagare fare? il vetiver? Ma basta, <ride> andate a fanculo. Oh, vetiver, se lo vuoi te lo faccio sentire. Sai che ha fatto, ha fatto un vetiver veramente bastardo? Il mio tecnico. Cazzo, io Se sei amante del VTV, te lo mando, è un VTV fetente, fetente, fetente. Bello, cioè, proprio mi piace. Quelli, cioè, chiama, chiama il VTV si innamora perché è un VTV veramente. cioè È una classe. Praticamente, quello lì è il classico profumo da contratto. Quelli che metti in giacca e gravatta <ride> questo profumo bastardo, che aggressivo, che sì, entra sì. dietro ti sentono tutti a 6 metri di distanza. Va bene, lo compro. Lorenzo Venduto. Lorenzo ma... e le facciamo allora, il campioncino, dopo se ti piace. Un, un dubbio che a Tanaglia da, da tanto tempo non solo noi, ma anche un po' chi ci segue. No? E che, che collezionando profumi ci, ci, ci ritroviamo ad averne una marea, no? ora a, a chi chiedere meglio, se non a chi li fa. Il dubbio sì. nostro è ma prima o poi si rovinano, perché chi cazzo è? Allora, ragazzi. Adesso vi dico tutto quello che sulle mie esperienze. Primo, specialmente in montale e Manserà, non accedete il condizionatore. Ecco, oh, il allora, condizionatore, condizionato ragazzo, questa è esperienza personale: condizionatore. Io a casa sopra il ristorante, ho praticamente l'armadio aperto senza sportelli. Con i profumi messi lì, ho comprato un uh, Aud Vanille e un, non mi ricordo, un Instant Crash di Maserati e poi montale quelli, quelli con le boccette trasparenti ti rendi conto, praticamente spruzzati una due tre volte, per esempio i profumi li compro più che altro da collezione e li lascio lì fermi, no? Se vi dico che è un anno e mezzo che il condizionatore è quasi sempre stato acceso, perché è in umidificazione, riscaldamento, raffreddamento, sempre in temperatura costante, c'era meno, me meno di metà bottiglia, un anno e mezzo, mai spruzzato. Il condizionatore se li mangia praticamente. Yeah. Evaporati eh. è vero, non è, no, che è la funzione di umidificatore alla fine è un, è un liquido. Però eh. però la lasciarli la si rovinano dai. Allora, il profumo: se te lo lasci, se lo tieni bene, dovresti tenerlo chiuso su un, un armadio oppure lo, se riesci a tenerlo proprio in scatola. Non dico il buio al sole perché il sole, tanto nessuno lascia il profumo al sole, sarebbe matto. Perché te, se lasci un profumo al sole o in macchina a salute, se il profumo praticamente. Quando arriva d'estate, quando c'è quelle belle scalorate che la macchina era a 50 gradi, dentro il profumo te lo mangi praticamente. Ti sei brucia tutte le note di testa e non le senti più. Ovviamente. E il profumo, allora quello che ti dico io: se un profumo è giovane, tu lo senti subito, perché il profumo appena che, è, cioè, magari non ti... lo stesso profumo che ti hai sentito, tipo acqua di sale, quando te lo senti appena rifatto, che cazzo l'ha riformulato? No, non è stato riformulato, mai stato riformulato acqua di sale questo lo so per certo, hanno tolto solo qualcosa ma era sempre uguale alla fine cioè hanno tolto, hanno dovuto modificare qualcosa quanto c'era tempo fa ma 2014-2015 si era parlato, che poi non so manco se è una leggenda e fondamentalmente un profumo, da, secondo me da 0 a 2 da 2 a 6 mesi cresce sempre da 6 mesi a un anno e mezzo lo stesso cresce, fino a 3 anni il profumo si stabilizza dopo Dopo training comincia a perdere, secondo me, un qualcosina, poco poco poco. Magari evapora un po' la testa. Dipende sempre da come tieni. Comunque i profumi. Io c'ho cioè, i profumi. Se vuoi faccio vedere la camera mia, c'ho praticamente un sopraletto che è abbastanza insomma, abbastanza invadente. Sì, come come, noi, come, come eh? noi, siamo messi male, non li finiremo mai. Cazzo, ma come fai a finire Possa, i profumi? Cioè, posso adesso l'inerità. Posso... <ride> è uguale. Cioè, io uguale. Allora, praticamente questa casa mia è piccolina. Qui sopra c'è un po' dei profumi miei, cazzi vari. Qua sopra un troppo di roba in giro. Si vede? Eh, si vede, eh, si vede. Si vede un Damaris, <ride> si vede. Questa è la camera. Che uh! <ride> yeah, bomber, cazzo Lorenzo, che bomber. <ride> Questa casa è piccolina, tutto c'è 25 metri quadri di profumi. <ride> che bomber <ride> Top! Grandissimo! Che bomber Vabbè. sa, leggiamo qualche altra domanda. E c'è il cane che dorme. Dai! Che, che deve fare? Allora, Tira. Giuseppe chiede, preferito di Orto Parisi e Nasomatto? Dorto Parisi? Allora, Dorto Parisi, a me piace moltissimo Brutus. E... La allora, invece no, Scus cioè, è, la è la stessa persona, sì, alla fine sì 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 no, co come linea allora, a me piace molto, allora vabbè, Megamare l'ho comprato perché chi, chi è che non c'è Megamare? C'hanno tutti, a me piace molto Brutus, mi piace invece della vecchia linea Black Afghan ma stufato dopo un po' perché le che pesantino, si sente a 26 metri di distanza è una bello. volta. Ora, eh? una volta, ora insomma. Io ho preso uno dei primi baci nel eh, 2014. Eh. Eh, ti dico, adesso l'ho risentito, è una cagata pazzesca perché fondamentalmente hanno cambiato qualcosa. Perché te lo sai, che la prima volta c'era addirittura mi dicevano che c'era. Non so se è una leggenda, ma la cannabis pura col THC all'inizio, dicevano la prima, la prima versione. Però di diverso, questo, oggi. il primo mi ha durato, a me non durava una solo che da, a molti dà fastidio, come Baruti perverso, se il metto mi tira le pietre, io, boh. eh. io l'ho messo la sera, prima andavo a letto, ho fatto la doccia la mattina, ancora la gente mi ha sentito che cazzo c'è addosso, che puzza, e fa dai, lascia perdere, è buonissimo questo odore, cioè a me sa buonissimo Baruti perverso e non piace a qualcuno, a qualcuno dà fastidio. Io non ce l'ho ma non mi piace. Perverso? Mm. Non, non rientra nei miei l'ho preso sai, per collezionismo. Cosa, non, non riesco a mettere io dei baruti da macopa non ce la fa a metterlo mi manca non lo conosco eh. da macopa sulla pelle mia sulla pelle mia sta decimica schiacciata Buono. però l'ho sentito su un'altra pelle era molto diverso era quasi piacevole ma per dire ora così per parlare mh, ho sentito un po' di persone che anche in mega mare gli ricordano la cimice schiacciata. Ma, guarda, non so se l'ambra è... grigia. Ivan, fondamentalmente, l'ambra grigia dipende. L'ambra grigia, come quello, quello Secondo me, come dicevo prima, con Sado Naso, tutto dipende dal tuo pH perché quello che ti ha, cioè il pH, è la nota che completa il profumo cioè sei tu che completi il profumo che metti il profumo è indossato come un vestito se te quel profumo ti dà la nota dei pesci come dice qualcuno che sa da lì c'è cioè che ne è vero un cazzo però qualcuno dice che sente quell'odore lì che fondamentalmente può essere il tuo pH che praticamente fa quel tipo di odore che con quel, con quel tipo di, di... Vabbè, ne, ne leggi tante ne leggi, però non è quello il problema il problema è che fondamentalmente il pH è veramente cambia da persona a persona e il, il profumo diventa diverso esatto. cambia moltissimo ti chiedono Alex Alexense se c'è un brand che ti ha colpito particolarmente. Samuele Alma tantissimo, alma, alma. abbiamo provati. L abbiamo provati, non me li ricordo. Pu può essere, non mi ricordo. Lo spagnolo, quel <ride> ragazzo spagnolo. Guarda che lui si è, è geniale! come Mi è piaciuto perché ha delle fragranze veramente veramente valide, veramente buono. Infatti, mi sa che Profumis lo dovrebbe prendere se non l'ha preso già. Sotto il mio consiglio e sotto anche altri consigli di da Adele e altra gente. Perché secondo me era molto valido come brand. Ci faccio una domanda io poi, dopo, quando vuoi andare, Lorenzo. Eh, ah, tranquillo, Tanto Io da battere di mezza, Ho tempo. Eh? Tu preferisci la profumeria, quella più artistica, quella più evocativa, riflessiva, quindi anche cose particolari oppure il buon odore il profumo inteso come buon odore punto, non so se mi sono spiegato sì allora, il profumo come buon odore è quello che può piacere a gente quanto passi ma il profumo te deve far sta bene a te cioè a te te deve dare emozioni Mica, profumo... chapeau, 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 chapeau. Profumo, sì, io ho fatto gli odori per lui cosa preferisce no so. Non... Lui ora ha fatto una risposta no, di più. Io sto gongolando, io sto gongolando. Noi ci conosciamo da un po', Lorenzo. Quindi. Però, fondamentalmente è così: cioè te, se tu metti un profumo che vuoi che ti si senta, metti un profumo che piace alla gente. Se tu vuoi un profumo per te che ti faccia riflettere, che ti faccia stare, bene lo metti anche a quanto sei da solo. A me un profumo dà emozioni. Se io sto in camera da letto, da solo senza nessuno, ma voglio sta a sniffare il braccio perché ho bisogno di, di quell'odore, ho bisogno di qualcosa che mi fa sta bene in quel momento, che mi fa rilassare. Secondo me è così. Io la profumeria la interpreto anche come cioè praticamente è qualcosa che mi, mi, fa sta, mi fa sta bene interiormente. Molto personale. Secondo me il profumo deve, deve darti emozioni, se no lo compri. Oppure lo compri perché diventa di moda, non mi piace. Cioè, quello che cioè io ammiro, tutti quanti questi ragazzi, tutti gli influencer li ammiro da bestia perché sono ragazzi in ma Tutti gli influencer parlano bene, mi piace come si espongono. Però molta gente che compra solo per il sentito dire è sbagliato cioè io sono sempre dell'idea che ragà il profumo senti sopra la, sopra la pelle vostra dovete sentire quello che si sente quello che sentite lo sentite voi non perché ha ah, detto quello che è buono il profumo è buono poi magari va lì cazzo non mi piace però senti. Lorenzo sai che c'è l'essere umano ha sempre bisogno di essere guidato e per quello che è nata la, la pubblicità gli influencer servono per farti però non che un influencer ti dice il profumo ah, è stupendo, e eh, te lo devi comprare perché è stupendo. Te comunque sei gorusito da quello che dice e ovviamente vai a sentirlo, è quello che devi fare. Però sì. non comprarlo in blindebelli. E quello è secondo me il problema bianco. e io lo vedo perché io abito a Massa che è una piccola città e per dire a Massa non c'è una profumeria di nicchia, devo spostarmi a Forte dei Marmi, insomma. Eh, io non ho grandi possibilità di provare, perché anch'io sono uno che quando mi chiedono consigli Dico provalo, provalo, provalo. Però poi mi rendo conto che dipende dove abiti è difficile provare i profumi. Ah. Se è ti molto ti difficile. Se staccagli la profumina più vicina a fa, fano Per dirti. Cioè, hai capito? Quindi capisco anche chi ha dei gusti e magari si, uh, non che si fa convincere, però da retta al consiglio dell'influencer di turno perché magari non ha grandi possibilità. Se io abitassi a Milano, sicuramente non seguirei nessun influencer. Andrei in una delle 75 profumerie di Nicchia e proverei tutto col mio naso, abitando esatto. a Massa. Io questa possibilità non ce l'ho. E quindi agli albori della mia passione sono stato costretto per dire, a pigliare delle inculate che mi consigliava Simone. Eh, sono stato costretto, <ride> no. Invece il lo prende se sempre leggendo le fragranze. Io leggevo e praticamente, cazzo, questo mi piace da bestia. Mi innamoravo della piramide e compravo il profumo. Vai, ti innamori di prima e compri il profumo. Poi alla fine dici: Cazzo, ma questo non ce lo sento, ma questo è un è. cioè, dopo capito? Cerchi di, yeah. di, di capire dove stanno. Dopo magari viene fuori la senti coperta da qualcosa perché molte fragranze ti fanno innamorare per quello che leggi, Quanto, cioè, io sì. non dico io. io non so uno che non, non c'ho il tempo, Manco che ti riguarda adesso. ci avrò c 171 messaggi da aprire, adesso li aprirò più a Benino. Praticamente io cerco di resettarli Quando arrivo a fine serata, di resettarli prima andare a letto, di arrivare alla fine, ma non ci arrivo quasi mai. Io sono molto. molto molto simile a te Lorenzo scusa se ti ho interrotto ma perché io guarda io abito a Torino quindi in realtà di profumeria anche grosse profumerie qua ne è pieno ce ne sono tante se, se, se partiamo da Xerjof che è una delle più grandi tutti te sei uno strunzo sei eh però Beh. Non ti nego che spesso l'emozione del blind buy, o più come hai detto te prima, cioè leggo le note, mi immagino, cioè io difficilmente mi faccio magari influenzare, però leggo le note, vedo un attimo quello che descrive il profumo, leggo su Fragrantica, altri siti. Mi incuriosisce, ma, è ma te, diverso. Andrea, sei da Glory Hole, dal, dal tappo di Naso <ride> Edizione, <ride> di, ti <ride> piacciono un po' queste cose di suspense che non sai dietro cosa c'è. È sei un po' così. Ora pro, provo una cosa, Lorenzo, una prova in diretta, eh. mo la provo una prova in diretta. Vediamo se ci entra. Eh, Oddio. Un po', un po' largo, ma ci entra, sì. Mm. No, cosa sta facendo? Di cosa stiamo parlando di porno sicuro, un, un, un po' largo, ma ci entro. Dai, un po' meno, <ride> <ride> è, è un po' largo, ma è entrato. Vabbè, stiamo... È osceno quel tappo, eh? lo chiamate Si, Sao si, Sao Frederick Mal. Conosci è un brand che ti piace? Allora, Frederick Mal ho Comprato aspetta, eh. ce l'ho dall'in camera. Come si chiama? Quella alla rosa, famoso portrait of a lady. Bravo, ho comprato solo quella. Quindi non è, è eh? non è un brand che conosci benissimo. Non è un brand che conosci benissimo. Non ho avuto modo di sentire tante altre fragranze. Quella lì l'ho comprata come in Blind Bay. Comprata perché mi piaceva. Al Blind Bay ho preso questa qua che parlavano tutti di sto. Di stof... Come si chiama? French Affair? No. Però 35.000. Frederick Mann. No, no l'altro, ce n'è un altro che si chiama French Affair il suo? C'è ah, French, lover. French Lovers. French Lover, Ecco, c'è anche quello, ho tutti e due. È il marchio preferito di, dello zio, eh. Uno, uno dei marchi. Uno preferito. dei marchi preferiti dello zio. Fred ma, Visto che stiamo parlando, no? Marchi preferiti, che dopo sembra, io racconto... In diretta purtroppo non posso condividere lo schermo, però conto i profumi di Pazzaglia che ho e vi dico anche i nomi. Arctic Si, Sherry Inc, Passion Rose, Narcotics Citrus, Sex Si, Vampirum, Pax, tutti, ce ne più che Carbonara <ride> e uh, Black Sea. Quindi diciamo che. Uh, hai anche dimenticato Sammer Hammer. Non è che mi dispiace. E comunque diciamo una cosa prima che si dica, eccetera. Ah, tranne tranne Sammer Hammer li ha comprati tutti. Sì? Quindi Sammer Hammer mi era dovuto. Mi era come bonus. Era come, Sai, come i punti dell'S lunga. c'è un ragazzo, non mi ricordo il nome, che mi ha dato la fotografia. Ha fatto. Guarda, guarda quanti ne ho. Sul davanzale della finestra c'erano tutti i profumi, non, ne, non, non gliene mancava nemmeno uno dei miei. Non mi ricordo come si chiama adesso, questo l'ho scritto un mese fa su WhatsApp. E, e lì è scattato il premio, gli ho regalato qualche campicino 10.000 di esperimenti che faccio io quelle cazzate che faccio contro da fare. <ride> che, che poi in realtà, no, no Lorenzo, ti dico, è una cosa che fai, cioè, fai bene ed è secondo me premiata. Io ti ricordo che ho comprato Dreamsea grazie al fatto che quando ho acquistato Black Sea mi avevi messo il sample di Dreamsea dentro eh, e io l'ho preso... Ah, poi, è una Dreamsea. politica nostra, chi compra dal sito nostro noi mettiamo in genere mettiamo quei 4-5 campicini mettiamo sempre. Ma infatti ho visto prime adesso prime. Simone aveva una domanda perché mo, molti lo stanno chiedendo nella chat, no? che era appunto la politica dei sample, eccetera. Infatti, Simone aveva proprio una domanda evidenziata sui sample. e, e Io volevo chiederti proprio questo: cioè, voi come politica, quando vai ad acquistare il profumo. Hai proprio intenzione sempre di mettere, cioè è stato un caso o abitualmente io, andata a mettere? Io adesso come politica ho imposto praticamente a mia sorella o Spedizioniere o chi che sia di aggiungere sempre chi compra dai 3 ai 5 campioncini minimo. Se uno compra, cioè uno mi ha comprato una, una tipa che una cliente fissa, chiamava cliente fissa, ha comprato ne, da settembre fino ad oggi tutte le fragranze e tre volte Carbonara. Quindi più che cliente fissa, una cliente infissa con esatto. i tuoi profumi, io, ragà, dopo che ho visto, cioè, tanto ho visto la sito, Poi non è che li ha comprati con lo sconto. Che lei c'è lo sconto che te quando compri il Discovery Kit, c'è il codice sconto di 15 euro. Lei l'ha comprati sempre a prezzo pieno. E l'ultima spedizione: io ho regalato Sam Rammer. Ma guarda, ti faccio, ti faccio vedere quest'altra. Cioè, ti faccio se sentire quest'altra cosa, no? che mi è successa oltre Oceano io, allex, quando sono andato, eh, ho sentito un marchio che era Ma Maison de l'Asie, che era un marchio di Singapore. Eh, ho provato questo marchio qua, eh, ho provato un profumo che mi è piaciuto un sacco, che si chiama Les Nuits de Bali, no. Eh, bon, sono tornato, mi sono fatto dare il sample di Alex. Sono tornato, l'ho provato su pelle e dico, cazzo, è buono. Però a prenderlo da Singapore, tra la spedizione, tra la Dogana, costava un botto, visto che nella loro infatti linea... Avevo... E infatti l'hai preso. infatti <ride> l'ho preso. L'ho preso, nella loro linea avevano mh, altri nove profumi, mi pare. Avevano, sì, sono nel... tutti quanti hanno nove profumi. Gli ho chiesto... Era Xans quando... quest'anno? Era Xans quest'anno, sì. Gli ho, non chiesto... non ho gli, ho, gli ho chiesto... Lorenzo, di questo profumo Les Nuits de Bali, gli ho chiesto un sample. Considera che ho preso, ho fatto l'acquisto del profumo da 300 dollari, eh, più spedizione e Dogana. Dei nove che teneva, gli ho chiesto un sample. Gli ho detto, Ciao, guarda col profumo che ho acquistato, mi potresti mandare questo sample che era un altro Bali? Perché vorrei comprarlo. Almeno dalle note mi piace un botto. Vorrei comprarlo, ma visto Dogana, Spedizione, vorrei essere sicuro. Cazzo, sai che mi è arrivato il profumo? Non mi hanno messo un sample. No, non dico quello, magari ha sbagliato. Ne ha messo un altro, non ha messo niente. Cazzo, ah, sono si sono malissimo. dimenticati, dai. No, secondo me non o me lasco. O forse hanno un circuito automatico: lo spedizioniere, non guarda le mail, non guarda un cazzo e spedisce. Ho capito però porca troia, cioè, da Singapore all'Italia, mettilo un sample. Porca miseria. Come chiama questo brand Maison dell'Asie. De... molto buono, tra l'altro, quello lì che hai preso Andrea molto sì. molto bello. Bel e infatti, profumo. volevo provare l'altro Bali che era cocco, eccetera. È buono. Compralo, così. e l'ho già preso. No, l'altro lo prenderò il mese prossimo. intanto lo compri lo stesso. Vabbè, ragazzi, io non vorrei abusare troppo della, della pazienza e del tempo di, di Lorenzo. Siamo a un'ora oh, e trattante di live sui che... pinguini. Comunque, guarda, che c'era che, che, che ti stanno seguendo. Lorenzo, ci stanno Kevin. C'è Teo di Profumix pure che ti sta seguendo. Eh, Salutiamo tanti. Kevin. Diciamo che prima o poi. Kevin, lo porteremo prima o poi ti lo in live perché, live perché ce lo chiedono tutti. Io sì. non lo conosco, cioè lo conosco nel senso che lo vedo ogni tanto nei video, però personalmente non lo conosco. Kevin, prima o poi, se ti fa piacere, potrai essere nel salotto prima della fine della stagione. Ora non voglio spoilerare troppo, però... Sì, sì, io gli avevo già chiesto, mi sono già portato avanti, lui ha già dato assolutamente il suo... Eh, giustamente, te, Senti, ti fai i cazzi tuoi e non ci dici un cazzo a noi, no? Ah, siete falsi? No, non siamo falsi. Va, va bene. La... Va bene. Vai, vai, Andrea, hai ancora una domanda a Lorenzo. No, 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 volevo dire un'ultima cosa. Visto che all'inizio abbiamo parlato inconsapevolmente Lorenzo di Sorcinelli. No, uh -huh. che è uno dei miei è uno tra i miei preferiti. gli consiglieresti di venire ospite da noi, ma oh, certo che sì. Guarda che. che faccia di culo, che faccia sì, che È un invito questo qua. Io, io lo chiamerei adesso in diretta. È un invito, è la, Forse è tardi, Filippo Astora... già, tardi, no, è tardi. No, 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 che... Poi si incazza e non viene. Lascia stare, lascia stare. La che noi una, una barra, due volte al mese si fa le cene qua a casa mia. Qualcosa Si in 7, 8, 9, 10. Comunque, dentro sto buco prima... di de casa, casa prima o poi dobbiamo venire al ristorante Vabbè, se ci tanto... Se ci dice. tanto facciamo pagare a Daniele quando veniamo esatto. sì, così impara a non esserci bello. stasera facciamo pagare Ma a non Daniele posso farti una domanda cattiva Lorenzo se, dimmi, se non vuoi dimmi di no tranquillamente dimmi, dimmi un naso che ti sta sui coglioni non ci sono nasi che mi stanno sui coglioni <ride> Posso non crederci? Political correct <ride> no. Vabbè, Beh, io stavo detto era una domanda cattiva. Allora, io rispetto tutti, anche se qualcuno non rispetta me, ma non mi importa. Sinceramente parlando, rispetto tutti. Per me, sono tutti amici. Chi più chi meno sono tutti amici. Dopo, c'è chi praticamente fa l'amico davanti, e... ma è un po' come in tutti i settori, Lorenzo. No, dai. Uno che, stimo molto, uno che stimo molto, che mi piace molto come lavora, Michel Matos. Mi piace moltissimo. Mi piace quello che suona. Chris Carbonell per me è atomicamente un idolo perché è troppo simpatico. Poi è lui è, è così: lui è fantastico per quel che è, mi piace molto Mark Daniel. Non so se lo conoscete. Mar Daniel è in gambissima come persona. Molto Avete visto molto... come ha rigirato la frittata? Gli ho detto chi gli sta sul cazzo, lui mi sta dicendo quelli che invece stima, eh. e ne è primale, sa il anche... <ride> Sa fare il suo lavoro. Io non, no, no, io, non, io non ho mai odiato nessuno perché odiare non serve un cazzo. Sinceramente bravo, parlando, io bravo. cerco di essere sempre amico di tutti e mi fa piacere se la gente contraccambia. Chi magari fa la bella faccia davanti e fa il bastardo dietro, cazzi loro, ma alla fine c'è chi parla male, c'è chi sparla nelle chat di dietro, sai che alla fine me ne frega un cazzo. Tanto la gente se, ne sempre, se è sempre parlato male, chi più chi meno, però fondamentalmente sai come se, si dice, no? Che se ne parli bene, se ne parli male, l'importante è che se ne parli. Se ne parli, sì. Ma la critica c'è sta, sono critiche ai profumi. Cioè, io stesso dico come mi piacciono i profumi che faccio io. Cioè fondamentalmente ragazzi io faccio, io quello che faccio, lo faccio perché mi piace. E mi piace quello che mi piace è vedere la gente che piace qualcosa, che apprezza. Cioè a me mi appaga più un cliente contento per un profumo che magari a un altro mi piace, ma quello che voglio io è che la gente sia felice quando indossa un profumo, Beh, ma che se uno cioè... piace altro è quello che, me, cioè quello che appaga a me. Che poi se un profumo ti fa schifo, è normale che un profumo magari non ti può piacere, è normalissimo che un profumo sia non nelle tue corde, però magari di questo profumo fa schifo, è terribile, cazzi vari. Non è le mie corde lo puoi dire. Se dici che fa schifo. È terribile, ognuno ha le sue opinioni, c'è modo di dirlo fondamentalmente. Però un po' di delicatezza. La gente è, è bella per bella per bello i critichi vai, i miei vale. profumi, devi stare attento, ci vuole delicatezza educazione. Guarda, qua la delicatezza è da parte vostra nei miei confronti. Che allora, aspetta, stare. io perché non seguo le chat laterali, sto vedendo i messaggi adesso. C'è da Daniele, Dani sì, credo dire, la ci sia un tuo fan club di pinguini, qualcosa del genere sì, la, la, è una, una nostra chat particolare praticamente oh, interessante, di, particolare una chat di amici che c'è Daniele D'Addario che per me è un fratello c'è Izio che è più di un fratello poi c'è la Marisa e poi c'è Marco Cioè, siamo una, una bella cricca siamo. E vi chiamate pinguini eh sì, è la chat del pinguino è una cosa oh, particolare okay. Vorremmo sapere anche perché a questo punto. Ti eh, eh. eh, ed... invito eh. ragazzi, è una roba top secret. Eh. <ride> non si può spulerare. Va bene. Fantasie, fantasie. Sardonasi o sto scherzando. Ah, però, interessante. Va bene ragazzi, avete altre domande da fare? Ragazzi. Io ho una che mi è venuta in mente. Perché hai fatto Narcotics Citrus che io ho? Però è un... Palesemente una un Ventus. E eh, lo sai perché? Allora te lo dico eh, perché fondamentalmente la Ventus mi è sempre piaciuto come profumo, cioè ti parlo del 2014-2015, solo che purtroppo sulla mia pelle dura meno di niente. Okay, Se lo ma mangia, lo cer cercare lo stesso odore e caricarlo per farlo durare. Mi dura. Narcotici druslo sulla me dura leggermente di più, però quello che volevo praticamente era se riuscivo era una sfida con me stesso, infatti non l'avrei mai messo in linea da me perché non volevo fare un profumo che, capito, l'ho fatto per me. Io tante cose faccio per me che mi piacciono, no? Che non tiro mai fuori in linea perché praticamente posso somigliare a altri profumi rivisati da me, ma hanno quelle vibe lì e le tengo per me. Matteo si è innamorato di quel profumo e glielo ho dato. Lui ha detto: Guarda, lo voglio, lo voglio, lo voglio. Lui praticamente la storia. Poi, se sapete la storia del Narcotic Citrus che non doveva andare assolutamente in profumeria, Narcotic Citrus era per me. Basta e per qualche cliente che lo voleva. Era nato con 40 bottiglie, solo 40 bottiglie. Era lì finito. Poi lo spedizioniere, non lo spedizioniere, quello che mi faceva all'epoca il terzista, ha etichettato Narcotic Citrus con Pax e ha mandato pax a Matteo Profumix. E sto Pax è piaciuto tantissimo, ma non era Pax, era Narcotic Citrus. Capito? È nato così l'inghippo Narcotic Citrus Pax. E mi fa, fa profumix. Ma Pax è fantastico, somiglia a Ventus. Ma che cazzo dici? Pax è legnoso, fruttato, non c'entra una sigla no? E cioè, credo, era etichettato con Pax, ma era Narcotic Citrus. Quello è stato uno dei primi episodi. Claudio, per favore. No, non sto leggendo allora, ti spiego, l'armadio anal cos'è? Noi qui nel salotto abbiamo dato una classificazione a una categoria di profumi, cioè anal, che sono mm. quei profumi che costano e durano un cazzo, e, e quindi c'è la categoria anal, e Emanuele ti chiedeva se tu hai un armadio di profumi anal, cioè profumi che magari ti piacciono, però durano niente e eh, eh, c'era Creed Ventus c'era Creed <ride> no, attenzione Simone piange tra poco <ride> è uno dei no, miei preferiti no, dovresti, fare, dovresti fare un Viking di Creed per Simone cazzo. che gli piace tanto ottimo, sì. gran profumo, piace molto anche a me però con delle performance molto discutibili ah, ti compro il lotto, ti compro <ride> Quale, quale profumo? Viking. Sai che non l'ho mai sentito, cazzo. Mi oh, mette la scimmia. Cazzo. Il rosso. È... Pax, domani devi andare Uraga. a provarlo. Vai, Viking è uno dei più buoni. Se da San Marino, mercoledì, no, non so se non ci riesco. Poi qui ha messo l'allerta. so da voi altri, ma qui ha messo l'allerta meteo. Sembra che arriva un uragano, un tsunami. È eh, dalle due un... parti l'ha messa. Da ah, me no, so senti i eh, messaggi to... whatsapp delle, delle strade dicono che domani è tutto chiuso scuole chiuse arrivano bifragi, inondazioni bu. guarda Torino ha anche tre giorni che piove eh. Beh, Torino Torino è è è triste, avvenuto, ha avuto tre giorni di fila oggi c'era un po' di sole un po' Torino è triste Ivano è ultima domanda perché mi vengono in mente mano a mano poi e non ti rompo più i coglioni prometto prossima uscita hai in mente già qualcosa? Allora non lo so, sai che non lo so perché ho tanti profumi che mi piacciono a me, tipo, vabbè, l'XY, che hai visto io. Quando faccio un profumo, faccio codici, codici e scritte. cioè praticamente ci metto lettere, codici eh, e c'è questo profumo tabaccato speziato. Non so se, se avete sentito l'XY in fiera, no, vero? No. No, anche perché da te in fiera c'era il mondo, c'era il mondo. Una gangbang più che. <ride> oh, io non ce l'ho fatta uscire, da, da... sai che volevo vedere gli altri brand, non sono riuscito a fare un giro. Un giro. Sono riuscita <ride> a sempre lì. lì nello stesso quadratino praticamente con tutta la gente intorno e sempre lì. E Beh. non è fatto quasi mai a muovermi. Sono stata una mattina. Alla mattina ho girato un pochino qualche volta prima delle 9, 9 e mezza, ho fatto un paio di giri e infatti ho sentito Alma che mi era piaciuto molto, Alma mi è piaciuto un bel po', un bel po', un bel po'. Poi ho sentito solo tre fragranze ho detto quali erano le, le, le tue best seller e lui ha detto questa, questa e questa. Erano tutte e tre fantastiche. Se vi capita sentite, adesso non Marco di me. No, Alma veramente validi, bel capolavori. Ne abbiamo sentito, li ave, li sentito uno all'exans, che era all'odore di fava. Cos era, fava? cos'era Pisello, pisello, è buonissimo, il, il problema non è ancora distribuito in Italia. Però a me è è, che, gira, che gira su Fraganti, che ho visto la foto, Pisello Pisello, come si chiama? No. Eh, non me lo ricordo il nome, però c'è la bottiglia verde, proprio color Pisello, e sa, in apertura sa proprio di Pisello, Fava, del baccello, proprio, sì particolare però molto simpatico non l'ho sentito ho sentito fiera. veramente poco in fiera strano veramente poco veramente veramente poco il nuovo di Cajal l'hai provato mi è piaciuto tantissimo ma, ma... Ma, al mazzo al Maz per me è tramontabile però perché mi è piaciuto allora praticamente è successo così che ho comprato praticamente un Cajal dal sito perché a me non mi piace scroccano ho comprato un Cajal dal sito e me ne sono arrivati Tre. Me ne sono arrivati tre praticamente da Cajal al Mazz Che uno l'ho regalato alla Francia poi due, due uno ce l'ho qua e uno al ristorante. Al Mas mi fa impazzire, me. Allora per ricambiare la gentilezza di, di Moe Cajal, io ho fatto. Non so se hai mai visto il profumo che ho fatto per lui, l'MK Moe Cajal. Ho fatto un profumo per lui che c'ho anche qua dentro. Tra l'altro, è un profumo orientaleggiante. 73 note ce ho messo dentro, Madonna. Cioè praticamente... no. Ho fatto una botta dei conti per fare 200 ml, ho speso più di 900 euro. Beh, Beh, una botta dei conti, eh, così. Però è venuto strano, è molto, molto, molto orientaleggiante, molto rabbeggiante. Poi no, ti chiedo, una... Roja, cosa ne pensi? Roja, non è male. Elysium mi piace tantissimo. È che non mi dura troppo sulla pelle mia, purtroppo. Ecco, mi piace un bel po' eh, guarda, è fantastico il profumo. Comunque, comunque molto molto chat ragazzi, è... con la pelle da coccodrillo. Praticamente da me dura poco e niente tutto, l'unico che dura è, è Redica. Però... Non so perché, mi dura tantissimo. Undamaris tantissimo, interlude e baruti perverso. mi fanno un'eternità. Gli altri 3 ore, 4 ore. Ciao, l'hai provato no. Interlude 53? Non mi piace, è troppo? Non è troppo, è diverso. È diverso se tu lo senti: interlude a parte che ne, per me non è un 53%. Perché, ragà, se fosse veramente il 53%, si spacca la, la molla della pompa. lo garantisco, non esiste una pompa per mandare una percentuale così alta. Per me si dovrebbe, si dovrebbe esplodere la pompa. Troppo denso. È, 53% d'olio praticamente è quasi una crema sola, una crema corpo. Cioè, già il 40%, mm -hmm. 40 fa fatica. Uh, anche se io adesso ho chiesto l'IFRA per il Black Seal, ho chiesto se me la potevano alzare al, uh, al 50% per provare come veniva il Black Seal al 50%. Non so se, viene, se, se, se si potrà fare. Il uh, Seal al 50%, però voi dovete capire una roba che fondamentalmente il profumo più concentrato di olio e meno silla già. Rimane più introspettivo, rimane più a corpo. Più, sì. cioè, è più per te per sentirlo: che non è che fa riempire la stanza. Tu per fare riempire la stanza dovresti mettere più alcol e meno olio, in teoria. Se vuoi fare una roba bilanciata, però a me piace più, insomma, la, la crema a corpo. <ride> più per te, dai, esatto. Io infatti i profumi li ho fatti quasi a mia immagine, cioè nel senso che. Sapendo che il profumo non mi dura, a me fondamentalmente di farlo sentire tanti in giro, no? Ma io devo sentire, quanto faccio così, devo sentire. cioè, mi piace sentirlo su pelle. cioè, io devo sentire. mi deve svegliare qualcuno quanto sento un profumo, se Sennò... no. non è. Molti in chat comunque ti scrivono che vogliono quello all'Iris, eh? il Paxiris. Sì. È il Paxiris. No, e molti chiedono tante. un talcato. <ride> allora, è molto talcato, Paxiris è molto talcato, c'è un po' di hood ovviamente ci ho messo un po' di hood c'è svariati fiori bianchi tra cui frangipani <ride> E però fondamentalmente oh, l'ho fatto sentire a 3 o 4 persone è piaciuto molto tipo l'Antea ah, la, la, la signora che ha la, la cristallotica lei si è impazzita per Paxiris io ho fatto una boccetta per lei e è impazzita per Paxiris e qualcosa con la tuberosa lo farai? guarda ce l'ho tre dentro le cose, te le faccio vedere. La tuberosa, lasciate la cavagna e eh, compagni. Non... La tuberosa, io non, non, vado contro, no. non vado contro, nessuno. La tuberosa dicono, fatte tre, ce l'ho qua dentro. Sono ritornate olio. Se godi che ritornate olio. Cioè, te le faccio vedere, che dico. Fatela fare a cavagna, bellissimo guarda. Queste erano in alcol, questa si chiama Tuberotix 1, Tuberotix 2 e Tuberotix 3. Ce n'è un'altra là sopra, Lo fate per... Io non ce levo con la tuberosa, invece... eh? Murici, mancista, eh. Invece Murice Imperiale mi piace tantissimo. A me mi piace un bel po', come tuberosa, ti dico, è una delle tuberose che mi piace, se anche quella di Filippo mi sa, mi sa molto, molto buona come tuberosa. Però io con la tuberosa, non, se, non, se non la sento mia, non okay. la porto avanti. Io ce, guarda, ce l'ho qua. Questi sono esperimenti fatti, tube 1, tube 2, tube 3. Questa, qua. Questa è la tube 2. Però non... Ti dico, sono talmente lì da tanto tempo che è tornata... Se tu la guardi, è tornata a olio. <ride> è quasi evaporato l'alcol. È evaporato l'alcol, eh. C'è anche, chi... fa... anche chi dice che io non faccio i profumi che me li faccio fare, c'è anche quello che dicono. Ma la, lascia, lascia parlare. Ma noi in realtà, Pax ci hai abituato alle cose strepitose con i marini, con la vaniglia, con il rum. Boh, la tuberosa, lasciare. Infatti, la tuberosa è una volta che non riesco a lavorare perché se non mi piace, se non la sento mia. Tipo me non, non mi potrei mai chiedere di fare un profumo con lo Zibetto, col Civet, col Castoreo. Non ce la farò mai a farlo. Questo sono contento. Non ce la faccio proprio, è più forte di me. A me il Castoreum piace, il Zibetto un po' meno. Il Civet Castoreum, l'irace non è male, come, come cioè, come, no, tanto sei, sapete che sono tutte sintetiche, ricreate sinteticamente in laboratorio, fondamentalmente. Lo Zibetto non ce la posso fare, il Civet il Castoreum già leggermente se vuoi ti mando una boccetta animal 1 animal 2 animal 3 che ho fatto gli esperimenti te le mando Simo se proprio vuoi ho un po' paura è un po' devastante <ride> no, se... ci ho provato siamo d'accordo sul fatto che è una questione anche tanto volte di cultura nel senso che se, se, se pensi a cosa piace magari ne, 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 nei paesi medio orientali o, o giù da quelle parti lì è chiaro che hanno una cultura magari diversa dal nostro quindi ci, ci sta sì, poi sono gusti personali anche cioè. va bene ragazzi eh, abbiamo fatto due ore due ore sì. tonde e tonde io ringrazio tantissimo Lorenzo per essere stato qui due ore con noi insomma grazie. mi sono divertito un bel po mi sono divertito ragazzi la prima volta si è divertito un bel po sei stato squisito veramente grazie gentilissimo allora, ah, cioè, però... io ti faccio al di là i complimenti dei profumi che io apprezzo però mi piace molto come parli, cioè sei molto genuino. pane guarda. al pane, vino al vino, come si dice dalle mie parti, cioè terra, mi piace. Terra, terra. Tua... Raga, io sono praticamente, sono cresciuto dentro il ristorante. Ho cominciato a lavorare quando avevo 10 anni, 10-11 anni. Poi dopo praticamente, chiaramente dopo, se c'è il ristorante purtroppo è una vita... Che non, non auguro a nessuno la vita del ristoratore perché specialmente se è tuo perché dalla mattina alla sera è sempre lì dentro non riesce a fare quasi nient'altro e poi con la, vabbè, dopo di quello che è bello l'unica cosa che è bello sta con la gente che vedi tanta gente hai contatti con tanta gente però è, di, è un lavoro molto 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 stressante dalla mattina alla sera è veramente stressante poi se ci aggiungi anche caffè e profumi che non c'è niente da fare quanto ho cominciato te scherzo <ride> Ma potrebbe mai succedere che abbandoni la ristorazione perché ormai è arrivato a un punto con i profumi da dire ok, stop con la ristorazione. Allora, purtroppo il lavoro che mi ha dato il mio babbo che ha portato avanti per 40 anni prima che morisse, è una cosa che non, non riesco a staccarmi. Cioè. Per lui ci ha messo okay. cuore anima e salute con il ristorante. Quindi, è una cosa che io, cioè difficilmente riuscirei a staccarmi dal ristorante. È difficile perché fondamentalmente è la vita mia sono andato lì dentro cioè ciò il ristorante praticamente l'ho fa... fatto l'ha fatto mi babbo e ci ha dato lui ci ha fatto tutto per noi in quel ristorante ci ha dato tutto quello che per me alla fine il ristorante anche se trico il lavoro è veramente stressante però il ristorante purtroppo non, non riuscirei mai a abbandonarlo ok è una cosa allora, che più che altro è di famiglia. Sì. È tipo una cosa che ti lega. L'importante è che non ci perdi di salute. No, assolutamente. No. Adesso, adesso magari ti dico: adesso abbiamo un po' lentato d'inverno, riusciamo a lavorare solo a pranzo, perché la sera teniamo chiuso momentaneamente. Adesso invece da giugno si comincia full time, che è una bella bega. Le domeniche è un casino. Tanto purtroppo, le domeniche è... siamo abbastanza murati prenotazioni lunghissime anche tra quattro mesi, qualche volta. Prima del COVID era anche sei mesi addirittura. cioè di, di prenotazioni. Prima adesso, dopo il COVID, un pochino è calata. Ma c'è sempre quei due o tre mesi di prenotazioni prima per la domenica. Vabbè, meglio dai, insomma. Eh, meglio. Castorium, sì, Castorium, oh, sì. Castorium sì, bellissima. Comunque dicono... Non riesco nemmeno a immaginarmelo. Ombrello sdegnoso che devo dire che è un Nick che è valido. Eh? Ombrello sdegnoso e valido dice che posso dire che è stata la miglior live di sempre. Eh, così ci dicono, offendi però. Poi ti <ride> dicono Lorenzo, sei mitico, ti vogliamo tutti bene. Grande Lorenzo, orgoglio italiano. Complimenti, delizioso, due ore magiche. Grande Lori. Il fine diciamo no, che la live... Ho allargato, non vedi commenti, quello è il problema. La, la live è riuscita nel, nel, nel nostro intento ovvero di, di far conoscere chi è Lorenzo poi i profumi si conoscono di certo non dobbiamo farli conoscere noi però noi ci tenevamo molto a, a far conoscere chi è, chi è Lorenzo e direi che ci siamo riusciti e sono molto contento quindi ti ringrazio ti ringrazio, del tempo ringrazio che ci hai ragazzi dedicato. ma avete fatto rilassare la duretta stasera qualche... ero in laboratorio il ancora <ride> Vabbè, meno, va meno bene male, allora ti, ti perdere, auguriamo perdere. buonanotte Pax Ciao tutti ragazzi, grazie a Paolo. Ciao a tutti. Chi ha seguito, chi segue? Lorenzo, Quante, io, io c'erano collegate che io non vedo niente. 260-270? Ancora... Ostia, attualmente Andi. sono ancora 230. In Mediamente arriverà sulle 2.500-3.000 visualizzazioni. Ma perché? Sì, Ma facciamo numeri YouTube piccoli? Questo? Sì, sì. Ma All... su YouTube? Sì, sì. Ostia. Cazzo, non gli aveva sì. fatto firmare i diritti, ragazzi. Io <ride> sono un ignorante eh, in materia. materia YouTube, io, cioè, per me, io TikTok ho cominciato a usare perché giocava a mio ha fatto gli altri. <ride> sì, io ho visto il, le... il tuo video di TikTok, quello delle patatine piccanti. Eh, ah, è vero, l'ho visto anch'io. Tra l'altro, è veramente fatto? una goiata. Ragazzi, non picca un cazzo. Io non ci credo. Guarda, la, sei, la, bimba, ti... la, la bimba stasera. Mi ha portato queste, guarda, la, la figlia della Babi. Guarda queste, sono simpatiche. Provatele se vi capita. Non so ho visto quando hai fatto il video. L'ho visto, no? Queste non è le patatine, queste sono le caramelle piccanti, ah, ma manca vuole. una smorfia niente. Me la regalate la bimba. C'è cioè, quella di sotto, è il Carolina Reaper. Questa rossa, <ride> è il Carolina Reaper, dovrebbe piccare tantissimo. Ma che ho visto che hai preso la, la confezione e l'hai svuotata proprio come se niente fosse se non ci fosse un domani vabbè dovremo provarle le proveremo le proverete io, io no. Lorenzo ti volevo strappare una promessa ritornerai più avanti da noi a farci compagnia a rifare una live insieme ma molto volentieri mi sono divertito tanto ragazzi. grazie mille Grazie grazie a voi per la serata e mi Grazie, raccomando, buonanotte a tutti per, per l'estate con Summer. Buonanotte, bimbi, ciao, ciao Pinguini, ciao. ciao a tutti, buonanotte.